La mia storia, passioni, professionalità ed esperienze dei protagonisti dell'ospitalità italiana. Benvenuti amici e amiche di Ancillary Guru, siamo live anche questo sabato con un nuovo episodio dedicato a chi fa grande veramente l'ospitalità in Italia. Sono tutte quelle persone che tutti i giorni stanno al banco della nostra reception, in cucina, in sala ristorante, oppure riordinano le camere dei nostri ospiti e ovviamente danno il meglio, sempre, tutti i giorni, perché l'ospitalità italiana sia la migliore ospitalità del mondo, come lo è sempre stato. È uno spazio ovviamente che mi piace dedicare quasi tutte le settimane alle persone che svolgono questo lavoro, un po' per dare loro visibilità o magari per parlare della loro visione dell'ospitalità del futuro. E oggi abbiamo un ospite veramente eccezionale, una persona che io conosco da un po' di tempo e con cui abbiamo fatto anche un'attività insieme lo scorso gennaio a Hotel Revenue Forum di Milano e che proprio la scorsa settimana è stata nominata LinkedIn Top Voice Italia 2020. Un professionista che da tantissimi anni calca le scene di LinkedIn e ovviamente anche è sempre presente all'interno delle strutture ricettive, perché lui racconta quello che gli accade ogni giorno. Ok? Quindi tra un po' ce l'avemo online insieme con me. Prima ovviamente di iniziare, però vi ricordo che io sono Maurizio, per chi non mi conosce, sono il fondatore di Ancillary Guru e quello che cerco di fare, il mio obiettivo è di aiutare gli albergatori e i loro collaboratori a recuperare i fatturati persi in questo disastroso anno da coronavirus, massimizzando la personalizzazione delle camere per quegli ospiti che ancora frequentano le nostre strutture e che ovviamente ci aiutano a differenziarci dalla concorrenza. In questo momento dove, e anche per gli anni a venire, siamo molto sinceri, la domanda sarà comunque scarsa e l'offerta sovrabbondante. Rimanete con noi fino alla fine perché sarà veramente una diretta interessantissima e condividete i vostri pensieri, scrivete un commento durante la diretta perché io e il nostro ospite di oggi risponderemo molto volentieri e penso che di spunti ce ne saranno veramente, veramente tanti. Ma ora bando alle ciance e vi presento subito l'ospite di oggi, Luigi Bertilorenzi. Ciao Luigi. Ciao, buongiorno a Allora, tutti. Bene, buongiorno a te, come stai? Ok, bene, sto bene. allora tu in questo momento sei A dove? casa? A casa in No, a Versilia? Massa, a Massa. A No, Massa. Massa, A Massa, Massa, ok. provincia di Massa Carrara, che è una delle province meno conosciute d'Italia. Io andavo dal giro, dico No, Massa. d'Italia, cioè insomma, dai, Sono di magari. Massa. Massa Carrara è la provincia, poi c'è Massa e Carrara. No, io Ok. sono di Massa. Benissimo, quindi in questo momento sei a casa, seduto nel tuo ufficio, nel tuo studio, insomma, c'è la poltrona professionale, ok, la poltrona in Sì, pelle, in la pelle poltrona in umana. pelle umana. Come Fantozzi, ok, va bene. Ah, meglio, il direttore, il mega direttore generale di Mega direttore, Fantozzi, beh, ora proprio sono Top Voice, sei Top cioè, Voice sì. adesso, Sai sei che Top cambia, Voice. cambia sempre tutte, mega direttore, Sì, cambia, no. passa. Io ora, prima c'avevo in pelle di... Ma c'è pelle umana. Ok, ti manca solo la pianta di ficus, simbolo del potere, no, se non mi sbaglio, no? Ce l'ho fuori invece. Che dovrebbe stare alle tue spalle, ok, ce l'hai fuori. Sì, poi lo pesco io perché la stanza è piccolina. Ok, quindi no, non ci sta la pianta di ficus in questo caso. Allora, vedo che c'è già un po' di persone che sono collegate. Allora, Sì. salutiamo Davide, Salvatore, Beatrice, Ah, Teresa. posso dire una cosa? Sì. Ho visto la diretta di Beatrice per prepararmi perché ti mi hai comunicato 10 giorni fa, prima della diretta di Beatrice, che ho detto fammi andare a vedere, cioè, ho detto vado a vedere, no? Almeno mi preparo, cosa dice, non avevo paura. E ho visto Beatrice che è favolosa, ti dà, cioè, veramente una ragazza, bella, una bella persona, no? Che parlava di questi clienti, dei racconti dei clienti. Sono rimasto molto, molto affascinato.
no? Sì. E veramente, veramente. E poi invece ho fatto un letto, cioè la chiamavo l'acqua santa. Scusa, mi fai intervenire dopo lei, no? Che lei dice che poi parlo io. No, beh, insomma, lei si definisce, lei si definisce una eterna romantica, no? nei suoi no, post, ecco, tu invece sei l'opposto, tu sei il fustigatore dei clienti, no? Quando andrò a cercare lavoro, questa diretta farà molto, questa cosa che hai detto mi farà no. Prego, hai visto che cioè, poi, dico, ma questa cosa è limite, no? Che te, cavolo, sei troppo ma chissà allora quando tutti ti vengono a cercare lavoro, ma no, è il contrario, no? Perché io dico che cioè, i clienti, booking, cioè, non mi prende nessuno, perché dico, ma questo è figurati, se già dice così, dal banco cosa fa? I clienti li, quindi non è un è un problema questa cosa. Cosa ce lo prendiamo a fare in hotel? No, non mi prendo, perché dicono, ma questo se il cliente li tratta così, è un cacchio, non li facciamo. Ma no, Ho dei problemi a livello reputazionale, non lo so come fare. Ma sì, ma proprio tu, tra l'altro. Ma ascolta, Lorenzo, Luigi, scusami. Fermiamoci un attimo. Allora, riepiloghiamo per chi magari ci vede oggi e magari non ti conosce, perché tu sei conosciutissimo, c'hai 17.000 follower, quindi su LinkedIn sei un'istituzione dell'ospitalità, Luigi. Però raccontaci un attimo come hai iniziato, ok? Da dove sei partito, allora, con il tuo blog, con i tuoi post? Allora, io sono qui di massa, ho fatto l'alberghiero, ricevimento, sono dell'82, ho 38 anni, quindi a 18 anni ho cominciato la prima stagione a ricevimento, l'ho fatta a 18 anni, quando ero quarta, ho fatto due stagioni estive, quindi quest'anno ho fatto il ventennale della mia carriera, l'ho fatto quest'anno, 20 anni che sono dietro a sarai contento proprio quest'anno, 20 anni, no? Si vede. Basta che si fortuna, vede, no? Sono ridotto dopo 20 anni, guarda che no, proprio l'anno giusto, insomma. Più di metà della mia vita è passata dietro, cioè poi ho fatto le stagioni, poi dopo ho fatto anche qualche stagione fuori, ho lavorato sempre a alberghi stagionali, io lo dico sempre, perché quando scrivo il post cioè, è normale che io dico, esprimo un parere dal mio punto di vista, che non può essere uguale a uno collega che lavora a Milano in un albergo in città, business, eccetera. No, io dico il mio punto di vista, anche quello, quando dico, ragazzi, prima di giudicare, cioè, dovete capire la mia realtà, perché è normale che abbiamo due visioni diverse. Insomma, ho fatto delle stagioni, due stagioni a Porto Cervo, una stagione a Milano Marittima, tre stagioni invernali, e poi sono tornato qua e ho sempre lavorato in alberghi sul mare, però con un'apertura molto 10-11 mesi. Quindi sei sempre spostato a fare le stagioni? Sì, ho fatto 3 anni di stagione, cioè ero già qua, lavoravo qua negli alberghi stagionali, poi ho deciso di fare stagione invernale, poi visto che mi era piaciuto fare anche quella estiva, anche se cioè potevo farla anche qua, però ormai vanno in giro, mi diverto, cioè avevo 20 anni. È giusto, in realtà era l'età giusta, no? Poi a un certo punto hai deciso di cominciare a scrivere. Poi dopo ho cominciato a informarmi verso il 2008, 2006, ma anche prima, 2006, il primo libro di Grasso nel 2006, cominciai a leggere il primo libro di Grasso, Franco Grasso, e mi era piaciuta questa avvicinarmi a questa cosa, insomma, cominciai a seguire anche tutti i blog che parlavano oltre del revenue, diciamo, che era gli albori in Italia, no? Perché insomma, nel 2006 si leggeva come se fosse fantascienza questa cosa, poi una piccola realtà, però mi era piaciuto tanto, e poi dal 2008 ho cominciato a seguire, sono usciti tutti questi booking blog, Tour, c'era uno che era molto seguito, però non c'è più. Tour, come si chiama? Ma Tour Marketing, Tour, non mi ricordo. No, io non me lo ricordo. Booking Blog, sì, e c'è ancora. Sì. Cioè, io cominciavo a seguirli regolarmente, no? E poi cominciavo a mettere in pratica quello che dicevo nel blog, no? La mia piccola realtà, no? Le newsletter, c'era anche il revenue, no? Un po' cominciare a vendere un po' così,
con l'ottimizzazione. E poi dal 2010-2011, non mi ricordo, mi sono iscritto a LinkedIn, anche per, partendo sempre dal blog, che diceva vai su LinkedIn, ma non per cercare lavoro, come fanno tutti su LinkedIn per cercare lavoro, non per parare, no? E i primi 2-3 anni, 4-5, non mi ricordo, seguivo solo. Poi dopo, però non c'era niente che mi prendeva, no? Cioè, ho detto finito, ho detto che tutte quelle le frasi celebri, no? Come si chiamano? Gli aforismi, no? Tutte queste cose, però che mi frega, mi vado ad un sito d'aforismi, se voglio esce un aforismo, oppure il boss è quello che, non so se è scritto anche di che, il boss è quello che ti dica, il leader è quello che ti accompagna, tutte queste cose qua, 2000 like, no? Cioè, che devo fare, scusa, che vado là e prendo una foto che trovo su internet, la pubblico là, 200 like, che mi fregano. Allora, ho detto, ma... Sì, queste cose che poi diventano, che queste cose che poi diventano dei must, no? Nel senso che li scrivono tutti li scrivono e diventano, sì, delle cose dove la gente ci mette il like per forza, perché mettere un like su una frase così è semplice, ma, no? Sì, ma poi voglio dire, la scrivi sta cosa e tu di grande, mitico, cioè hai preso una cosa, devi essere che mi dico hai copiato, vabbè, hai copiato e incollato, mi dico di cosa. Vabbè, comunque, no? E quindi allora, in pratica hai iniziato a scrivere, no? Sì, cioè mi sono chiesto, tipo uno come me o un ragazzo che doveva imparare a fare questo mestiere, cosa gli piacerebbe leggere, e cominciai a scrivere, non lo so, mi sembra che uno dei primi fu l'upgrading in albergo, no? Cioè i vantaggi e i svantaggi in upgrading. Ma io l'ho scritto non volendo fare il professore, no? Pensando che lo poteva leggere o una persona che non sapeva di alberghi, oppure uno che era affine agli alberghi, non so, che lavora in agenzia di viaggio, lavora per Booking, che lavora per, cioè che capisce un po' del nostro mondo, che però non era pensato, e invece fin quasi subito, però devo dire la verità, quei 4 anni che non ho, che i primi anni che non usavo attivamente lì, che comunque cercavo di creare una rete di contatti, mandavo chiesta amicizia a tutti. Certo, anche le persone che non conoscevi personalmente, no, cioè sì, a tutti quelli del settore. Sì, ma che ora lo faccio? Spammo tutti, è una cosa importante quella, perché sì, tutti pensano di dover chiedere l'amicizia, il collegamento solo a chi conoscono. Allora io vi conosco, io lavoro in un albergo che siamo in 4, dei miei colleghi, cioè che non che devo fare le robe solo 4, che faccio, parlo con ma sai che mi metto a su LinkedIn per dirvi le stesse cose che vi diresti in albergo. Sì, ma no, perché devi dare contratto, ho capito, però se sei un grande manager che va in giro per il mondo e dici che mi contatti, ma se sei un povero Cristo che non ha piccola chi conosco io, scusa, chi ti posso conoscere? Nessuno. Certo, quindi hai cominciato a crearti la rete, sì, cioè a creare, esatto, collegamenti. Prego, a un certo punto. Allora, mi pare che fece upgrading, upselling, tipo così, cose base, sì, e ho visto subito che 30, subito, mi sembra subito, avevo una, insomma, una consistenza, no? Come la chiamano? Certo. No, non so come si può chiamare, una consistenza di persone, seguito, che ti seguiva. Sì, 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 subito, e addirittura subito vennero, cominciare ad arrivare dei general manager, dei consulenti, ma a livello italiano, cioè gente che stimola, sempre seguita. Io ho scritto la crisi, sai, c'è il vantaggio, sì, che lì, però perché e qui arrivarmi qui, no, niente, perché di là, no, ma cioè scusami, Mario, è come dire, no, che te sei su una piattaforma su Facebook, parli con, dici, ma sai che ieri, cavolo, ho visto la partita, Ronaldo, io l'avrei fatto giocare in un altro con un tuo amico, no? Come lì su Facebook, ma Ronaldo poteva giocare di qua, di palla, poteva entrare dopo, no? Non di qua Juve, per dire, non so, che se del Verona, no? E poi ti arriva Guardiola o un allenatore di Serie C e ti, ma cosa stai dicendo? Perché per Ronaldo? Cioè, per capire, no? Ma io te l'ho preso, pensavo una cosa, non è che, e da lì subito ho capito che però vedi, c'è scritto una tavolata e c'è stato subito, vuol dire che la gente ha fame di queste cose, che non ci sono queste cose, c'è una cosa che non fa nessuno,
altrimenti se facessero tutti nessuno nessuno mi verrebbe a dire qualcosa, te le commenterebbe. Sì, e quindi ho capito che allora da lì è nata tutta questa cosa e praticamente è diventato un diario. Io, secondo me, è un diario quello che faccio io. Cioè, tutti i giorni mi viene in mente, scrivo, e faccio questa cosa, racconti. Faccio Excel. Sì, un diario che faccio un Excel, lo pubblico, lo metto, e mi succede una cosa con i clienti, la scrivo. Non è che io voglio insegnare niente a nessuno, no. Assolutamente. Io dico che mi capita a me. Okay. Faccio l'Excel, mi sono trovato bene. E poi parleremo delle tue rubriche, ok? Perché arriveremo poi a parlare, no? Delle varie rubriche mitiche che tu hai costruito nel tempo, no? Però prima di arrivare a questo, raccontaci com'è stata la nomina a LinkedIn Top Voice, cioè com'è successo, cioè t'hanno chiamato, come l'hai vissuta sta cosa, no? Perché immagino che ti abbia comunque emozionato, perché è il coronamento di un percorso lungo che hai iniziato anni fa, no? È importante che la gente capisca che, cioè, è una cosa che te la sei costruita e te la sei sudata nel tempo, poi anche perché hanno scelto te, e questa cosa secondo me è molto significativa, invece di scegliere, ne so io, il top manager, no, ma perché tu racconti la vita reale di tutti i giorni in albergo, no? Quindi secondo me racconti qualcosa che le persone sentono utile. Sì, allora, ti dico un'altra cosa. Io quando ho visto che stavo andando bene su LinkedIn, no, che c'era molto apprezzamento, eccetera, sono andato a vedere qualche tutorialino, no, di LinkedIn, per vedere se posso fare qualcosa di meglio. E qualche consiglio, no, di questi digitali dalla strada, cioè, sto a vedere, magari, visto che sta andando bene, come posso fare meglio. E allora hanno cominciato a scrivere, no, ti dovresti seguire le persone importanti, oh, beh, sì, quello che sì. E dovresti interagire con i post, commentare, condividere, non fare. E io ci ho detto, no, qui non ci siamo, perché io, chi mi segue lo sa, raramente vado a commentare i post degli altri. Cioè, ma mai posso commentare qualcosa, ma poi vado a scrivere cavolate per divertirmi, seriamente è difficile, quasi impossibile. Poi, quindi già non ci siamo. Poi devi taggare le persone, io non taggo mai nessuno, no? Perché scrivi questa cosa ne pensi, no? E poi vai a prendere quello molto visibile, no? Che ti dà visibilità, mai taggato nessuno. E, insomma, tutte queste cose che io faccio, poi devi fare video, devi podcast video, fai ogni tanto metti una frase celebre, no? Che ti dà ancora il discorso di Sergio prima, ma fatto un video, io faccio solo contenuti. Ma no, ma perché non lo so fare? Perché non mi interessa? Cosa vado a commentare? Chi? Non saprei, no? Perché non c'è? Io non so, c'è qualcun altro come me su LinkedIn? Cioè, io mi cerco in giro i miei simili da anni, perché dico, voglio vedere se c'è qualcuno, sono da solo qua a fare quello che faccio, come faccio io. C'è nessuno. Non so, dammi un nome, un cognome di uno che puoi dire, sai, simile a te, c'è un altro. Certo, quindi hai trovato la tua originalità, cioè hai trovato il tuo modo di esprimerti, che è tuo, no? Perché secondo me ti viene molto naturale, no? Perché mi raccontavi anche com'è che ti vengono gli spunti per le tue rubriche, no? Cioè, nel senso che tu, mi hai detto, ti alzi la mattina, che è il momento un po' più produttivo, no? Che hai di solito quando pensi queste cose. Sì, ma scusa, non ti ho risposto, cioè io te l'ho detto, tu cominci a fare la live, siamo qui fino a stasera, non ci devo fare niente, io sono in non mi hai ancora risposto come ti hanno chiamato. Perché sai, no, come sono, no? Che dopo siamo qui fino a stasera, sto qui. Tranquillo, ti portiamo in carreggiata. Che guarda, c'è anche ora di pranzo. No, allora, aspetta. Allora, mi ha chiamato due settimane prima Marco Valsecchi, mi manda un messaggio, ha detto, guarda che tu potresti essere un top voice di LinkedIn, no? Potresti essere sei già nella cerchia di quelli che stiamo selezionando, sei tra i primi, no? Siccome non l'aveva mai fatto la prima volta in Italia, allora ho detto, fammi andare a vedere, cerco Top Voice, Google Top Voice, però in Italia non l'aveva mai fatto. E invece avevano fatto quello americano, quello tedesco, e vado a vedere tutti super cool, no? Mi ha detto, no, sembra stanno prendendo in
giro, mi voglio vendere qualcosa, no? Ho detto sicuro, ora non vendere, poverino, bravissimo, è stato bravissimo. Ti vogliono vendere la pentola. E io purtroppo, ma che mi frega, perché cioè, se già potevo, sapevo, perché io cominciavo a drizzare il tiro, no? Perché se già dico, vabbè, sicuramente tra due settimane avrò questo picco di visibilità, no? Se avessi capito, comincio a fare qualche post preciso, no? Dico, tutta roba politicamente corretta. Corretta. Che so che chi... No, ma che so mai. E lì dico, poi frigo bar, resti nel frigo bar. Non hai cercato... Più cattivi, no? Sei stato coerente, scusami, no? Cioè, la coerenza, secondo me, l'aspetto bellissimo dei tuoi post è che tu sei sempre coerente, cioè, tu sei te stesso, non te ne frega niente, non te ne frega niente degli ospiti, non te ne frega niente dei revenue manager, dopo parleremo di questo, ovviamente, ok? Però insomma, quindi ti chiamano, no? Scusa, e tu allora, mi chiama e niente, no? E vado a vedere, però non capivo, perché ho detto, va, ho visto poi che negli altri paesi facevano una lista per settori, no? Cioè tipo i primi 10 del digital strategist, i primi 10 delle startup, i primi 10 degli imprenditori, cioè tutte queste cose, no? Ho detto, vabbè, sarò tra i primi 10, tanto mi da tanto, dell'hotelleria, dell'ospitalità. Io non so perché dico hotelleria, ma insomma, dell'ospitalità. Hanno capito. Vabbè, insomma, poi invece, dopo il giorno prima, dice, guarda, domani alle 8 pubblichiamo una lista, no? Mi raccomando, cioè preparati. Sempre io molto... molto scettico. Da provinciale, no? Che tipo... E poi invece no, effettivamente sono andato a vedere e erano 15, ma non divisi in categorie, in assoluto, no? Quindi ero con... Filippo Poletti con Fulvio Graziani, Rudy Bandiera, sì. Di Bandiera fa complimenti, grazie, contento. E lì ho capito insomma cos'era, ho avuto una visibilità molto alta, ho avuto un picco delle persone, ho messo in profilo altissimo, certo, più di 1.500, io di solito sono buono, ma non così. 150, sono arrivato a 1.500, ho avuto in due giorni 1.000 follower. Wow! Da 15 sono passato a 6, da 15 e mezzo sono passato a 16 e mezzo. Però tutti i follower che non, secondo me, rimbalzano. Dopo, sì, poi magari, poi no, sono persone che magari non fanno parte del mondo dell'ospitalità, no? E quindi non saranno magari... Però ecco, la cosa che secondo me è molto bella della tua storia, e il motivo per cui ti ho voluto qua oggi, ok? È che tu sei partito... cioè, passami il termine, sei partito dalla base, cioè sei partito da nulla, cioè, sei partito studiando, ok, diplomandoti all'alberghiero, ok, sì. E sei arrivato oggi 2020 dopo 20 anni di impegno comunque, perché poi è tutto un filo conduttore che non si spezza mai, no? Perché tu comunque hai cominciato a lavorare nell'ospitalità, hai cominciato, poi sei arrivato sui blog, poi sei arrivato sui social, però è frutto di un lavoro di 20 anni, e questo secondo me è molto importante per le persone che seguono la mia storia, per capire che veramente c'è opportunità e c'è possibilità se tu ti ci metti, ti impegni, e soprattutto se sei te stesso, perché poi tu alla fin fine sei sempre stato fedele a te stesso, ok? Cioè non hai seguito il marketer di turno che ti ha detto... comincia a fare video, no? Tu hai detto, io mi trovo bene dietro la tastiera e quello che so fare è scrivere, ok? E secondo me tu hai uno stile di scrittura che è incredibile, perché quindi ovviamente colpisce tantissimo le persone che ti seguono, e sei rimasto te stesso, sei arrivato qui essendo te stesso, no? Secondo me questa cosa è importante per tutte quelle persone che oggi lavorano nell'ospitalità e stanno comunque affrontando un momento veramente difficile, no? E che la gente si sta dicendo, ma cosa faccio? Rimango, me ne vado, cerco qualcos'altro, no? Però sicuramente tu in questi 20 anni ci avrai avuto i tuoi momenti difficili, no? Cioè ci avrai avuto qualche momento in cui ti sei detto ma chi me lo fa fare, e sono stufo e non c'ho più voglia e cosa scrivo a fare, sì, cioè, sì, perché certo. Ovviamente ci sono anche i momenti difficili, no? Poi che ovviamente al di là dei momenti belli e dei momenti di soddisfazione come questi, giusto? Sì, 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 ma cioè per me scrivere non è un... È come a volte mi dicono, chissà che c'è in privato, no? Fanno i complimenti, no? Bravo, ma chissà, però questa costanza, no? Come se fosse... Cioè, io mi diverto,
fondamentalmente mi diverto a fare, non è che ce la faccio volentieri, cioè io è una cosa importante. Quando ho raggiunto i 15.000 follower ho fatto, mi sono andato a contare tutti i post che avevo fatto tutti, e cioè di media ho fatto 2,5 post alla settimana, ma sono post, ripeto, cose, condivisioni, cioè post contenuti originali, poi che siano belli o brutti, contenuti originali, cioè tutti, che non è così facile, cioè, non so se un altro sì lo fanno, però e tutti di seguito, cioè sono tanti, io ho fatto più di 300 post in 4 anni e in questo dibattito. E no, c'è un dibattito adesso, no? In corso sul fatto che, ma quanto devi postare sui social? Tu hai postato ma che so, non lo so, quella mattina ti è venuto in mente di fare. Io postavo lunedì, mercoledì e venerdì, sabato e domenica no, perché non postate sabato e domenica, anzi se posso dare, visto che insomma ho paura, ho capito come funziona, sabato e domenica non fate niente, non postate, non fate niente. La mattina, non troppo presto, verso le 10, o altrimenti dopo verso le 2. Già dopo le 5 lasciate perdere. Sul LinkedIn funziona così, ma è super interessante, perché sai quanti ragazzi e ragazze che magari certe volte mi scrivono e mi dicono: guarda, sto iniziando a fare networking su LinkedIn perché sono a casa, non sto lavorando, perché magari sono addetto al ricevimento, sono responsabile booking e sto cercando di fare networking su LinkedIn. Cioè, secondo me, prendete ragazzi queste indicazioni di Luigi, cioè sappiate che su LinkedIn, se volete fare networking, volete così anche partecipare alle discussioni, tra le 10 e le 5 del pomeriggio è l'orario principe per poterlo fare. Mattina presto, molto presto. Perché io vedo che metto una cosa, cioè come ti dicevano, cioè, le ispirazioni vengono la mattina, tipo svegliarsi e mezzo, cioè mi sveglio, sai quando sei a letto e ti svegli, poi non ti lasci più automatico, qui c'è un pezzato. La lampadina. E ti dico, come devo scrivere, come posso scrivere, scrivo così, no, scrivo cos'ha, non è successo questo, ma per l'altra volta la metto insieme due cose, no? Tipo il discorso del minibar, no? Non so se, vabbè, sì, chi mi segue lo sa. Cioè, chi ti segue lo sa. Non è che tutte le tre cose sono venute da là, non è che un arrivato cliente metto così, però ho messo insieme tante cose, no? Allora comincio, mi viene uno spunto e dico: cosa posso mettere insieme che fa parte di questa cosa, no? E comincio poi comincio a buttarlo giù, poi c'è un limite di caratteri, no? Stavo dicendo prima, c'è un limite di caratteri che devi rientrare, quindi devi cominciare a tagliare, questa cosa la dico, no, questa non la dico, questa frase l'ho detta, ma posso anche non dirla, questa cosa l'ho già detta l'altra volta e mi hanno rotto le scatole i teorici revenue man, no il teorico posso dire quella parola, non puoi dirla quella parola, ok. Io non posso dire quella parola, io posso dire l'ottimizzazione della vendita, non posso dire. Giusto, hai ragione. No, lo posso scrivere, non posso dire. Allora dice ottimizza la vendita della gamba. Però insomma, non la dico perché dopo mi rompo le scatole. E allora non dico quella cosa, che se vorrei dirla, ma non la dico. Questa cosa qui l'altra volta quella ha detto che non si fa, cioè capito, cioè, tutte queste parole, man mano che vai avanti. C'è tutte le paranoie, no? Perché la gente si ricorda. Per esempio, ho dato quella parola, però ho detto che quella parola non si usa. Allora ho detto che chiamato clienti, ho detto così, però quello mi ha detto che imparo dai tuoi errori, dai tuoi followers, ok? Che questo mi ha portato anche a migliorare il mio studio di giro di scrittura. Cioè, se vedi i miei primi post erano uno schifo, cioè appiccicati, mettevo tutti i puntini. Usavo sempre questi puntini, e uno mi scrisse: ma questi puntini, te se no mi piace, ma questi puntini non li posso vedere, pare che non so che cazzo. E allora detto, vabbè, non li so più, mi hanno aiutato, no? Allora, mano a mano fini, no? Perché scrivi una cosa, poi quello ti dice, no, però impari. Beh, a un certo punto. Beh, la cosa bella che hai detto... È come gli hashtag che uso, no? Usi molto gli hashtag all'interno. No, io non li uso, cioè li uso all'interno, li uso alla fine, no? Però non li uso tanti. Beh, però le inserisci, no? Le inserisci all'interno del testo. Sì. Ma sì, ma no, mai non è per metterla, cioè che uno vede a livello di visione, no? Vede le parole chiare, cioè uno dice, sta parlando di questo e quest'altro, ecco.
E questa, cioè, cosa, come l'hai, e questa cosa come l'hai imparata? Cioè, te l'ha fatta notare qualcuno l'uso degli hashtag? Piano, piano. Oppure piano piano, no? Piano, piano, quindi... Poi faccio anche degli A-B test, no? Come Booking. Mm. Faccio gli A-B test. Fai gli A-B test come Booking, è bellissimo. Faccio, questo parallelismo. Faccio... Sì, proprio come Booking, vabbè. Poi parleremo della rubrica, poi parleremo della rubrica sulle OTA, dai. Sì, sì, ma ormai non è tanto, non scrivo più perché, cioè, mi dispiace anche, non vorrei cioè, non mi pare espresso la luce russa, cioè, quindi... cioè, non, nel senso, tutto rispetto, e alcuni mi dicono che sono un hater delle OTA, certi invece mi dicono che ma te, tipo che mi hanno messo io sono delle OTA di Booking. E, cioè, sono un dipendente di Booking, che sono una addirittura mischissima, vedete, che scrive queste cose per fare pubblicità Booking, per parlare bene di Booking, un'altra mischissima. Ah, ok. Ma... addirittura una ti scrisse che sembravi un dipendente di Booking o pagato da Booking per scrivere. Sì, un troll di Booking. Bene, no? Non so come si chiama, okay. Il contrario del troll, no? Ok. Quello che va nel social network e fa una pubblicità, però non potendo fare bene diretta. Scrive qualcosa che sembra brutto, in realtà dopo, cioè, capito cosa, non so come si chiamano. Quindi tu comunque hai fatto sempre tesoro di questi feedback, nel senso che comunque, certo, hai cercato sempre di prendere la parte positiva, sì, di queste critiche, no? di questi commenti. Secondo me questa è l'altra cosa che portiamo alle persone che ci stanno seguendo oggi, cioè non fatevi problemi a interagire sui social o comunque nell'attività lavorativa di tutti i giorni. Prendete i feedback, ma prendeteli bene, cioè anche se vi scrivono dei feedback che magari possono sembrare incredibilmente negativi, ricordatevi che ogni feedback alla fin fine nasconde qualcosa di positivo. Poi sì, in realtà quasi anche tutti, tu, non, quasi tutti, perché poi qualcuno l'hai cancellato, no? Qualche messaggio l'hai cancellato di qualche hater, qualche messaggio l'hai cancellato. Ma no, di uno, pure mi tengo perché mi fanno comodo. Fanno comodo, no? Ok, okay. Cioè, come rapper, no? A me piace il rap, mi piace anche le storie, queste cose qua, e cioè rapper senza listing, senza hater, non c'è nessuno. Cioè, se non c'è neanche nessuno che ti parla male, non vale niente. Giusto. Quindi mi qualcuno che ti faccia delle critiche serve sempre. No? Ci vuole qualcuno che... cerco sempre, no? Allora booking, giramondo, i teorici dell'ospitalità, i teorici dell'ospitalità. Quindi, allora, arriviamo alle tue rubriche, no? Perché c'è una... Ma dove sposta la domanda? Sì? A quale domanda? Scusami, mi sono perso anch'io. No, forse stavamo parlando di come ti hanno chiamato quelli di LinkedIn, no? Quindi quella abbiamo risposto. Ok, abbiamo risposto. Vai tranquillo, quello abbiamo risposto. Scusa, c'era un messaggio di qualcuno, ma non l'ho letto. Allora, c'è questo messaggio di Juan Carlos che parlava appunto dei post, no? Di quanto è importante costruire i post per trasmettere le informazioni più semplici e più chiara, però come questa cosa qui l'hai già detta. Poi è arrivato anche un post molto bello, un commento di Natalia, ok, che dice, insomma, cioè lei ha scritto un post abbastanza lungo, ve lo sintetizzo. Sostanzialmente lei dice che la affascina sto settore e che è molto importante per lei sentire i consigli dei grandi professionisti, quindi sei considerato un grande professionista, Luigi, quindi te lo dico. Quindi Natalia lo ha confermato, lo ha certificato al di là del LinkedIn Voice che quindi sei un grande professionista, quindi prenditela, portatela a casa. La responsabilità che ti hanno messo lo zainetto che ti hanno messo sulle spalle adesso, quindi ok, va bene. Ma arriviamo alla rubrica, quella, una delle tue rubriche più famose, quelle degli ospiti giramondo, ok? Cioè, gli ospiti giramondo nasce come? Cioè, a un certo punto, ti svegli e dici, cioè, adesso devo scrivere quella cosa che mi è successa con quel cliente che proprio mi ha fatto venire una capa tanta. Ma no, questa cosa c'è sempre stata, cioè anche prima di internet, pensando nel 2000 già, cioè penso che tutti, esclusione di nessuno, tutti quelli che fanno il mio lavoro, cioè parlando fra i colleghi, poi bisogna scrivere, se dice, ma io voglio scrivere un libro su queste cose, no? Mi hanno detto tutti, no? E poi questa cosa di tutti gli alberghi del mondo, no? Perché poi sono andati diversi alberghi, no? Quindi, cioè, ora io faccio parte del mio... Ho fatto anche parte di tutti gli altri alberghi del mondo, no? Cioè, se io lavoravo in un'altra parte, era un altro albergo. Era un'altra parte, ero andato a Darbo. E
allora scherzava fra noi colleghi, cioè, ma hanno chiesto in tutti gli alberghi del mondo succede. In tutti gli alberghi del mondo succede questo. Cioè, scusa, a te non ti capita mai? Scherzi, ma è per quello che questa rubrica secondo me ha un successo incredibile, perché è quello che realmente succede a tutti gli addetti al ricevimento in tutti gli alberghi italiani, perché quello lo si trova sempre, il cliente che arriva e dice ma è il primo albergo in tutto il mondo dove questa cosa, non c'è, ok, dove questa cosa non si fa, no, ok, quindi tu praticamente prendi, è l'esempio questa rubrica dove tu prendi proprio cose reali, cioè che succedono tutti i giorni e che te le porti. Poi l'altra cosa, cioè, Giramondo, fra le righe, Giramondo non è solo una, diciamo, una, cioè io non voglio vendere un commento negativo solo per i clienti, perché sicuramente se il cliente ti dice così, ma non è vero che tutti gli alberghi, però sicuramente in altri alberghi c'è stato, è successo, gli hanno successo delle cose, no? Quindi è un po' una critica, non lo dico, però lo voglio un po' solamente di tutta la filosofia dell'ospitalità, no? Perché io non ho mai capito perché in albergo è tutta recensione, cioè se te punti la mattina arrivi in albergo e dici, ora scriviamo, no? Ora mi metto, ma tu vuoi vedere quello che succede, e scrivo tutte le recensioni che si fanno in un albergo, no? Allora, entri la mattina, colazione alle 7, arriva il albergo, io sono andato via, siamo qua, me lo fa un cappuccino, me lo fa una brioche, e allora fai, no, cosa gli dici, no? Perché tu sei vicino, ti fa la recensione. Eh certo, quindi però non so, se diventi una banca di una posta, non so, cliente che ti fa, vai fuori dalla tua banca, alle 8 meno un quarto, devi fare una cosa, devi venire, c'è un impegno urgentissimo alle 8, dietro ci sono i... c'è i lavoratori che stanno prendendo il caffè, cioè i bussi, mi apri, mi faccio, devo fare il bonifico prima di andare al lavoro, e se non te lo fanno scrivi una recensione. No, è vero, hai ragione, cioè, questa cosa succede solo in albergo. Se devi uscire dalla camera alle 11 e ci sono i clienti, io sono inventato mai sentire, ci sono i clienti I'm coming. Sto venendo, no? E te le chiami alle 11 e mezza, 11 e un quarto, I'm coming, li chiami a mezzogiorno, I'm coming, albergo c'ha due piani, signora, non è che è dall'altra parte del paese, cioè I'm coming vuol dire che stai venendo, no? E ti lascia la camera a mezzogiorno, senza pagare niente, questa è un'altra eccezione, la piscina apre alle 10, voglio fare il bagno a 9, è un'altra eccezione, cioè te, se te ci fai, è tutta l'eccezione. Arriva un cliente senza il documento dei bimbi, non puoi neanche farlo entrare senza i documenti, non puoi fare, è reato penale, sbaglio? Cioè no, sì, comunque ovviamente va richiesto il documento, certo, sì, cioè, senza documenti, allora, e te li fai entrare, beh, perché non è che si presenta la famiglia a mezzanotte con dei bimbi, non è che così se non c'è il documento che lascia a casa, cosa faccio? Li faccio dormire fuori? È un'eccezione, o no? Certo. Eccezione. Mi viene il documento. Cioè, che sono tutte le rubriche che ho fatto, cioè tutti i posti che ho fatto. Arriva quello, vuole la medicina. Signora, io a lei non gli posso dare la medicina. Che io sappia, non si può dare una medicina al cliente. Assolutamente, cioè non siamo una farmacia. Invece no, gli dai la medicina. Cioè, è un'eccezione. Se ti ci vedi, rispetto un'altra attività, è tutta un'eccezione. Cioè, noi lavoriamo con l'eccezione. Ma secondo te perché il lavoro in albergo è tutta un'eccezione? Cioè, ti sei fatto un'idea dopo tutti questi anni del perché? No. Ma non lo so, perché comunque non è un'attività lavorativa come le altre, no? Cioè, ecco, il cliente viene, non è come andare a comprare qualcosa, cioè, sta da noi, le camere entrano nella camera, cioè, si mantiene l'intimità dei clienti. Abbiamo le carte d'identità, abbiamo le carte di credito, cioè è tutto particolare, no? È un lavoro molto articolato, è molto complesso, sì. No? E poi voglio dire, no, non io perché sono cresciuto, ho sempre fatto questo, cioè per me è normale tutte queste strappi alle regole, cioè per me è tutto, no? Cioè dalla bicicletta, il cliente ti lascia la bicicletta, sono venuto in macchina con un mio amico, la bicicletta la lascia 2 chilometri, la potete andare a prendere? Ma perché se vengono le giù le biciclette, lasci una bici a 3 chilometri?
te la vanno a prendere sì, loro. Cioè, ma normale, non è normale. Cioè, non sono normale. Cioè, un cliente che ti prende se è troppo asciugamani per la piscina. Cioè, ma no, te vai in una spa, ti danno mica 8 asciugamani, te ne danno uno. E il secondo te lo fanno pagare. No, è bello, che te ne fai di 8 asciugamani? Ma secondo te, le recensioni, cioè la possibilità da parte dell'ospite di lasciare le recensioni, quanto ha influenzato questo tipo di atteggiamento? Ma io ho scritto, io poi mi autocito, no? Io tanto mi leggo tutte le cose, è la tua intervista, ti puoi autocitare, vai tranquillo. Autocito, no? Vai tranquillo. Ho scritto un post che ho chiamato, l'ho scritto, no, più importante anche nel blog, scacco a receptionist, no? Perché siamo arrivati a un punto che qualsiasi cosa che facciamo, scacco matto, anzi, perché qualsiasi cosa che facciamo non va bene, no? Arrivi a un punto perché il cliente arriva, ti chiede, vuole la camera subire con il solito prezzo, ti dici no, e è successo, no? Oppure vuole cambiare una camera, tu sì, però c'è una differenza di prezzo, anche non va bene, lui ti scrive una recensione, però usa molto questo termine, ho comprato un po' la semantica delle recensioni, no? Impreparato, non ti dice non mi ha dato la camera subito al suo prezzo, perché non può dirlo, è impreparato, è scortese, ti chiama il direttore, giustamente, dice, ma, no, non dice Luigi, no? Dice quello che c'è la sera, un po' quello con gli occhiali, neri, con la barbetta, la barbetta, sì. Chi è? No, capite? Ti chiama e dice, scusa, ma cioè, è una cosa gravissima, no? Cioè rischi, ti fanno perdere il posto, e ti dici, guarda, direttore, io non so perché sono impreparato, no, scriveva l'episodio perché non sono impreparato, ti posso dire, non è che non no, no, ti metti in difficoltà. Cioè perché magari, no, scusa, a te, sto parlando in generale, non mi è successo a me. No, no, però dico che metti in difficoltà l'addetto al ricevimento. Sì, sto parlando in generale, non è l'addetto al ricevimento è impreparato, non descrive il problema, la specifica situazione, no? Sì, sì, cioè sto parlando che non è successo, una cosa del genere, non così, però tipo, no? E quello che ti dice, voleva una camera subito al solito prezzo, no, gli ho detto di no, ma perché lei mi ha detto di no, gli ho detto, ma quanto gli facciamo? 50 euro. Però c'è chi il direttore è tanto tanto, poi se tipo il proprietario che non sa come funziona, no? Cioè, i proprietari sono al mercato, sono problemi. Allora, il giorno dopo arriva il cliente, cosa gli dici? Sì, senza far pagare niente, fai un upgrade perché ti pari un po'. Perché ovviamente ti ha messo all'angolo con la recensione. E questo meccanismo. Se lasciai alle spalle uno metti la prossima volta ci col cavo, cioè nel senso che. E il giorno dopo, perché gli hai dato una supina invece a prezzo della standard? Cioè te, scatto matto. Come il minibar, no? Come il minibar, non è il discorso del minibar, non sto autocitando. Te comunque la fai sbagli. Ci sono tanti, ora fai un esempio, ma succede spessissimo. Te comunque la fai la sbagli. Sicuramente il discorso della reputazione delle recensioni incide tantissimo, no? Perché è un'arma forte che hanno i clienti, e se tirano le spalle coperte da un direttore e quindi qua immagino a questi tuoi post quali commenti da parte dei teorici dell'ospitalità che ovviamente dicono, no, ma tuo cliente ha sempre ragione, come scrive qui Salvatore, guarda, abbiamo un sacco di commenti, ne proietto qualcuno, dai. Tipo Salvatore che scrive, il cliente ha sempre ragione fin quando non ha torto. Allora, io ho un motto, il cliente degli altri ha sempre ragione. Il cliente degli altri. Perché è normale che io sono lì, leggo, ma guarda Luigi cosa ha scritto, e quindi, ma no, il cliente, poi dopo ti capita a te domani, no, il cliente degli altri ha sempre ragione. Avevo anche una vecchia massima che avevo scritto quando parlai degli abituali, no? Ma io mi sento come a casa, ecco, questo albergo non è una casa, dissi, in epoca non sospetta, scrissi, questo albergo non è una casa, perché non è casa tua, cioè, è che ti puoi fare l'ultimo, questo è un albergo, è un albergo, è un'attività e quindi ovviamente un servizio va pagato, cioè, da questo punto di vista mi trovi assolutamente d'accordo e poi capisco la difficoltà perché alla reception è veramente un macello, cioè ne capitano di ogni.
ma è che ti condivido qualche altro commento. Ad esempio, Teresa ci dice che il nostro lavoro è paragonabile alla commedia napoletana. Ok, sì. Quindi insomma c'è un po' questo. E poi c'è Beatrice che ci dice: diciamo che chi lavora in hotel può essere paragonabile ad un attore di teatro che recita un copione per alcuni aspetti libero, però personalmente non metterei sullo stesso piano la clientela leisure commerciale delle varie tipologie di hotel, come non metterei sullo stesso piano l'ospite italiano e l'ospite straniero. E qui arriviamo a uno dei temi di quest'estate, vero Luigi? L'ospite italiano, ok? Com'è questo benedetto ospite italiano? Che tu l'hai descritto in un post che io mi ricordo, forse più di uno, però io me ne ricordo uno solo, nello specifico, sì, che hai scritto: che ci vengano a salvare gli ospiti stranieri. Perché questo ospite italiano com'è? Ma no, anche io ho avuto tantissime, critiche, perché di razzismo, ho detto che sono razzista. È divertente questo, dai. Cioè, così, nel senso, poi allora io ho lavorato quasi sempre in Versilia. In Versilia, il 2 agosto c'era, fino a 15 anni fa c'erano una percentuale di italiani altissima, erano quasi tutti italiani, a Milano, Parma, no? E invece da qualche anno, praticamente siamo arrivati a avere metà anche luglio agosto, avete metà straniere e metà italiani. E secondo me anche l'albergo si è tarato, perché non è la stessa cosa avere tutti italiani o tutti stranieri, ti dà, certo, un po', no? Cioè, assolutamente. No? Il discorso che ti dicevo degli asciugamani, no? Se hai 50 clienti italiani, ci vogliono 200 asciugamani al giorno. Per dirti una cavolata. Se hai metà e metà, te ne basta la metà di asciugamani. Perché lo straniero, soprattutto se è del nord Europa, no, cioè, come loro filosofia, non si mettono a sprecare tanti asciugamani, come la biancheria in camera, no? Anche il lavoro delle cameriere piani, lo spirito italiano, a parte che ha un soggiorno più breve in generale, quindi quella è stata una grande differenza anche di questa estate, no? Quindi c'è più lavoro per le cameriere, perché è una cosa che fa una fermata, una cosa che fare, cioè, a parte il livello economico, dico proprio di lavoro, no? Se fai una fermata ci metti di meno, e l'italiano ad esempio vuole che cambi in generale, eccetera, eccetera, ma non è un luogo comune, è vero. Cioè, se puoi parlare con una cameriera piani, se è in ascolto, una skipping, penso che può dire, no? Cioè, certo. Una camera vuole che gli cambi la biancheria due volte al giorno, tutti i giorni, capito? Cioè, alberghi che fanno copertuzzo, alberghi di un certo livello, e lo straniero no. Ma perché proprio non è una mentalità, no? Nord europeo, no? È chiaro, sì. Più green, no? Più no? Devi cambiare, usare, esatto. E questo anche a ricevimento stesso, non è la stessa cosa avere 100 italiani in casa o avere 50. Ma tu hai notato per caso anche, alcune persone mi dicono sempre che l'italiano è più esigente perché conosce meglio l'Italia e quindi non gli puoi, diciamo, vendere quello che invece vendi a un ospite straniero, perché è più semplice, perché conosce meno il territorio. Ma tu ti rispecchi in questa affermazione oppure no? Non so, cioè, per esempio, l'italiano se viene da noi viene per andare al mare, in Versilia è al mare, o fare i Rimini, ma invece lo straniero male viene da noi per avere un punto d'appoggio, un giorno va al mare, ma noi ne frega niente andare al mare. Cioè, ripeto, sempre ragionando per grandi numeri, magari viene da noi, va un giorno a Pisa, un giorno a Lucca, va in Lunigiana, no? Che è bellissima, però in italiano non ci andrebbe, perché non viene in Grazia a Lunigiana, un Garfagnana, no? Sono le nostre zone di montagna che abbiamo qua. Quindi secondo te lo straniero conosce meglio dell'italiano, certo, il territorio, penso te. Sì. Quindi ma è una visione completamente contraria a quello ma che di solito mi raccontano. Ma è come nello straniero, cioè, voglio andare a vedere quella chiesa in un paesino sperso che io non ho mai sentita. Però lui magari conosce più di te, è come l'evento. Mi dicono: ma c'è questo evento stasera? Perché non è più la cercina di una volta, no? Che avevi. Non l'avrei detto francese, non so, non è più la ricerca di una volta.
che davi tutte queste informazioni, cioè metti anche la pittina, allora il cliente può venire, il cliente straniero, e te lì che devi, dovevi anche conoscere, insomma, conoscere meglio la lingua. Ora sanno tutto, cioè sanno già tutto, vanno su internet, che deve su internet, cioè la fonte è la stessa, non è che te sei più di lui, se sei quanto lui. Certo, anzi, certe volte anche meno, perché lui ha avuto il tempo materiale, sì, di mettersi a cercare, e tu invece stavi lavorando, cioè stavi seguendo 10 persone, quando lui invece è uno che si fa, sì, e si organizza, sì, il suo, sì, viaggio, sì, da solo. Sì, l'italiano viene per andare al mare da noi, viene, lo straniero no, vuol sapere molto di più, è molto più curioso, va in giro, da noi per esempio vale 5 terre, cioè usa l'albergo in maniera diversa. Ma anche la presenza in albergo è diversa, cioè la, certo, presenza, quando c'è gli italiani, 10 italiani in lavoro, 10 italiani, a parte gli stranieri in generale consumano di più ancillari, sì, guru, lo straniero consuma, anzi ho detto servizi ancillari, insomma, consuma di più. Non ti consuma, cioè, scusa, allora te sei esperto, ma ti consuma più uno straniero, sì, o un italiano? No, di consuma assolutamente, consuma di più uno straniero. Quanto consuma di più? Uno straniero consuma meno le scatole. Consuma di più, no? Si mette lì, comincia a bere, bevono 7, 8, 10, 15 birre e non ti rompo le scatole. Anche se però i tedeschi hanno il problema di voler fare sempre la colazione alle 6:30, no, Luigi? E si piazzano davanti, all'entrata della sala colazioni, e sono là che premono e che vorrebbero sfondare la porta. C'è la povera addetta alle colazioni che è là che corre con il terrore degli unni che stanno per entrare all'interno della sala colazione. Ma sì, succede solo a me ste cose? Sì, no, guarda, è bello perché succede anche a Verona, te lo assicuro. Volte, ora riapro l'ennesima parete, dicono, ma guarda, ma dove te ne metti queste cose? Ma guarda, se mi avevi fatto ridere l'altra volta che mi vedo al posto, ma come ti fai, dite che non le fanno sto lavoro, no? Mi si mai fatto arrivare, ma come fai a inventarti queste cose? Ma io non mi invento queste cose. No, sono cose vere. Cioè, mi inizio, cioè, cerco di fare una cosa più breve, non ti posso scrivere tutto quello che succede, perché se io ti scrivessi tutto quello, tu non ci chiederesti, ma non ci credi, perché la realtà, gli ultimi anni, ma ti ho detto che può essere, come hai detto, ti sembra di essere, come scritto, come fare, che hanno scritto il nostro lavoro è come... Come una commedia napoletana. È come un ospedale psichiatrico. Questo lo potremmo scrivere. Guarda, Luigi, fermati un attimo. Allora, ti condivido 2-3 commenti, sì, ok? Un paio di, e mi dici, secondo te, su quale sei d'accordo. Ti condivido 3 commenti, ok? Mi dici su quale sei d'accordo e quale invece secondo te non va bene, insomma, non ti piace. Allora, Teresa ci dice: l'italiano ha un errato concetto del pago, quindi pretendo. Quindi qua scritto partendo, ma secondo me è pretendo. Quindi... Poi invece Beatrice ci dice: l'ospite italiano pretende ciò che non ha pagato e non vuole pagare. L'ospite straniero pretende solo ciò che ha pagato, salvo eccezioni. Okay? Il terzo commento da parte di Juan Carlos è: i clienti vanno sempre coccolati ma non viziati. Ok, su quale, allora dimmi qual è l'affermazione su quale sei più convinto e quale che invece, insomma, ti senti un po' invece più lontano. Allora, aspetta, parto dalla prima: gli ospiti vanno coccolati e non viziati. Ok, certo. Anche lì, cioè, che clienti sono come i bambini, è quello che dico io, che bisogna essere molto più, sono come i bambini, se ti ci pensi, perché non è che puoi dare una cosa a un cliente e non darla a un altro. Questa cosa si vede molto al ristorante, no? Se fai un'eccezione, fai un extra menu a un cliente, quell'altro ti dice subito, ma quello lì, ma quello è straniero, italiano è uguale, che stranieri forse anche, no, uguale, è uguale, cioè te non è che come ora si parla tanto di upgrade, non di vendita, no? Quello dice io vengo per lavoro, io vengo per un'altra cosa, quello lo tratti in un modo, quello lo tratti in un altro, ma poi non è che sei, cioè dopo niente si parla insieme. Lo sa, cioè si conoscono tra amici, magari c'è il abituale, gli è fatto ed, è pezzo, ed è finita. E parlano, oppure si accorge, studi, dice sta al telefono, dice un prezzo a uno, un prezzo all'altro, oppure, cioè, quindi è difficile, cioè, è complicato coccolare e iniziare, no? È molto sottile.
è molto sottile, no? Cioè, è molto sottile. Poi c'è questo, secondo me ti trova particolarmente d'accordo, eh? C'è Beatrice che ci dice che il cliente italiano non vuole pagare sostanzialmente, mentre l'ospite straniero in generale per pagare non è un problema, cioè paga volentieri l'extra lo straniero. Sì, ma questo secondo me parte anche dal punto di vista che lo straniero quando viene in Italia è magari ha prenotato già 3-4 giorni, cioè è già una cosa che lui ha già prenotato questo viaggio da diverso tempo, no? Come i tedeschi da Nertour, no? Che sanno già, sanno già tutto, no? Già tutto programmato, sanno che hanno speso quella cifra, no? Poi hanno già il programma di dire, no? Ora rispendo 300 euro di extra, non lo fanno questa cosa. Cioè hanno un budget della vacanza e dicono vabbè. E quindi loro sono più consapevoli, no? Cioè perché è un viaggio che programmano prima. Quindi certo. Sanno già, come te vai in Australia, cioè vai all'estero, se già spendo 300 di albergo, poi magari mi ci vorranno altri 300 per andare in giro a mangiare, a bere, no? Cioè se già, dici vabbè, io a me mi esco a 1000 euro, c'è già l'anima in pace, no? E invece certo. L'italiano questa cosa non la fa. L'italiano secondo me a parte un po' la mentalità, no? L'italiano invece un po' perché si sente a casa, perché se va all'estero magari anche l'italiano è così. Cioè non è il problema di italiani e stranieri, il problema è che l'italiano è l'Italia, l'estero, invece lo straniero viene in Italia. Se tu andassi fuori probabilmente non ti comporteresti, cioè il tedesco ma in Germania è diverso, l'italiano se va all'estero è diverso. Questo è quello che secondo quindi, me quindi penso. È il fatto di sentirsi a casa propria secondo te, che modifica perché, anche il comportamento. Sì, anche a livello di linguistico, no? Perché magari puoi trovare anche una ricerca che parla benissimo inglese, cioè, un portiere parla benissimo inglese, però non è la stessa cosa, perché già uno straniero deve parlare inglese, c'è una lingua e magari parla benissimo, e c'è il portiere che parla benissimo inglese, però non è la stessa cosa che parlare italiano. Hai capito? Certo. Cioè anche te se devi sei all'estero, metti che parli benissimo l'inglese, però devi stare a fare un casino per 10 euro, che magari c'è anche questa cosa, perché poi ci sono anche tante, cioè, se parli italiano riesci a esprimere varie, sei incavolato di più, incavolato di meno, cioè, riesci a avere una proprietà di linguaggio che riesci a esprimerti meglio e a far capire, no? Invece se devi esprimerti in inglese, non hai è già più complicato. E capire, tanti dicono, vabbè, non sto a fare casino. E a volte vedi anche i tedeschi o i svedesi che parlano fra marito e moglie e si guardano, magari non gli va bene una cosa, perché può capitare, non perché sono vero piscato. E poi si guarda fra di loro, sbottano in svedese, vabbè, paghiamo per 10 euro. Almeno io capisco così può male quella prima ora, ma questo è proprio... invece italiano, no, magari ti dico per 10 euro, perché italiano? Cioè, secondo me questa è una mia interpretazione. Non ti è quello, è quello che, dire, è quello che succede. Cioè, capito? Cioè, e ripeto, se tu andassi in Svezia, magari l'inglese lo sai bene, non sai bene, stai a fare un casino, poi magari non so come funziona in Svezia, no? Magari è così, cosa sta a fare il casino. Invece se vado sotto casa, al ristorante sotto casa, ma ricordo, ma mi metto a fare casino. Sì, cioè, è a casa. Quindi hai capito cosa voglio dire? Secondo me. È diverso. All'estero... E già ti fai un po' più di riguardi, no? Giusto? Sì, okay. Sì, ti fai più di problemi. Ti posso ti dici, ma sto a fare casino, sto a fare l'italiano in giro, capito? Cioè, okay. Invece sono a casa, ma che mi frega, no? Via. Per il divertimento di un addetto al ricevimento, no? Sì. Ti passo una domanda che Natalia mi chiede assolutamente di farti e mi dispiace per Natalia che abbiamo fatto aspettare un po'. E la domanda è questa. Allora... Ok, domandona. Allora, vorrei chiedere a Luigi quali dovrebbero essere i primi passi per un albergatore imprenditore per far restituire la fiducia, la sicurezza ai turisti utilizzando i social o altri metodi, e non solo per fidelizzare i clienti, ma per attirare anche quelli nuovi. Questa è una domandona. Tieni conto che Natalia, da quello che capisco, vuole iniziare. Ma siamo a un livello troppo alto. Dai, non so, ma lei un consiglio, lei ci tiene molto, no? Mi sto impegnando. Ma allora, innanzitutto partiamo dalle basi, secondo me era quello che stava un'esperienza, non ho avuto l'esperienza di altre gestione, però ho visto, insomma.
prima cosa si parte tutto da, prima di pensare ai social, da un sito fatto da, non da mio cugino, ma da, da una società professionale, un bel booking engine, prima cosa, fatto da, anche lì da gente professionale, e se non se ne capisce mai farsi seguire anche da qualcuno che ti possa dare una mano, però cercare di capire anche noi. Cioè, cercare di imparare come funziona, no? Anch'io ho fatto un corso di web marketing, per esempio, di cominciare a scrivere delle pagine web. Io non è che ci vuole, magari puoi fare anche te qualcosa, cioè puoi capire, non fare, però puoi capire. Sì, capire almeno, no? Capire come funziona il sistema. Sì, quindi prima di mettere le basi, prima di pensare ai social, che poi il social non è che fanno le camere, no? Ma si sa, con tutti, no? Io seguo sempre tutti i webinar, no? Io seguo tutto, almeno cerco. E non è che vendi le camere con social. No. Fai branding. Fai relazione. Fai relazione. Quindi poi cominciare a capire come funzionano un po' le OTA principali, sicuramente. Quindi cominciare, non so, a segnarsi su Booking, ma capire come ragionano Booking, cioè come lavorano loro, osservarli, no? Che io parlavo sempre di osservare Booking per cercare di capire le cose. E la fidelizzazione dei ospiti, questo diventa un po' più difficile, no? Perché anche io ho scritto un post l'altro giorno, anche lì, mi sono svegliato la mattina, ho detto, visto che c'erano dei alberghi, erano qua da noi più di 1000 recensioni, 9.3, 9.4, ho detto, cavolo, ma chissà quanto gli costa, 9.2, che io so, non è facile, chissà cosa, come fanno, no? Cioè, come fanno essere così, no? C'è qualcosa che, arriva uno, mi chiede una camera più bella, dico di no, e mi lascia 3.5, no? Vuol dire, per avere 9, vuol dire che viene fatta qualche concessione. Anche lì qualcuno ha scritto. Sì, perché poi, secondo me questa cosa qua che tu stai dicendo è veramente deleteria, no? Cioè, entri nel meccanismo del ricatto, dove per conservarti una reputazione altissima concedi di tutto. Cioè, ma fin dove è giusto fare questo? Cioè, Bravo. È quello che dico io, no? Sembra non c'entri, però c'entra il discorso fidelizzazione. Perché poi alla fine, cioè, se ti parti da zero e non hai una cliente, come ti fai con la reputazione? Cioè, no, voglio dire, certo. È normale, no? Se hai una buona reputazione. Ma è sempre stato così, no? Sì, è sempre stato così, offline, ora online. Online, no? Cioè, quindi bisogna trovare il giusto equilibrio, secondo me, tra cercare di avere una buona reputazione, ma non proprio concedere troppo. No? Perché secondo me social, a parte che io non parlo mai di, non ho mai fatto un articolo sui social, perché non è una cosa che non ne capisco, sinceramente, quindi non preferisco non dire, non mettere, neanche su TripAdvisor, per esempio, mai, forse una volta, tanti anni fa. L'importante è la naturalezza, no? Cioè, non fare una cosa impostata, cioè, usare molto naturale, anche se poi far sì che sembri naturale anche se non lo è comunque, no? Non andare troppo a fare chissà che cosa, però ripeto, poi magari quella domanda è meglio che la faccia qualcun altro più. È meglio che la faccia ai teorici della specialità. Sì, come dice Allegri, io sono della Juve, no? Vabbè, io penso che Natalia sia comunque contenta, perché gli abbiamo, cioè, comunque gli hai dato, comunque hai provato, cioè gli hai dato comunque una risposta interessante. E poi c'è anche Emiliano che ci scrive: sono assolutamente d'accordo con Luigi, il ruolo del segretario di ricevimento è largamente sottostimato, perché oltre ad essere oggettivamente una figura professionale multitasking, richiede una pazienza e una stabilità psichica rilevanti, effettivamente, che gli consentono di mantenere self control di fronte alle richieste degli ospiti, che spesso e volentieri rasentano la schizofrenia. Ecco, tu non hai questa pazienza e questa stabilità psichica, tu ce l'hai? Sì. E cerchi di mantenerla perlomeno. Ma no, quest'estate mi è successa una cosa incredibile, bellissima, no? Guarda, io e la mia collega,
E arriva uno e dice: scusi, ma domani era sabato, non era tantissima stagione, poi era il tempo è brutto, insomma. E arrivo, fece un post, mi autocito, non trovo, e mi fa: a che ora la partenza? Io a mezzogiorno, cioè avevo già una mezzogiorno, già, cioè tutti perché il mondo non è a mezzogiorno. Potevo anche fare tutti gli alberghi del mondo alle 10:30 ne facciamo mezzo. Vabbè, questo per gli altri, ma questo per i clienti, ma no, per gli altri. Mi ricordo, l'ho scritto. Sì, no, ma tanto domani fa, domani non, tanto domani piove, non c'è nessuno, la camera è lì, ma che ne costa per fare una tenera finale 8? Se non vuoi finale 8 sono 100 euro, non mi ricordo, c'è degli usi da pagare. Degli usi da pagare. Apriti cielo, ma nessun albergo, ma no, perché se la cambia la devo dare, cioè allora se non la vendo la devo dare gratis. Ma la cosa che mi ha fatto lì è fa questo per gli altri, ma proprio questo per gli altri, ma ti ripeto, sì. Ma se cioè te li parli, ma se gente non è normale. E purtroppo, come dice Emiliano, io sono d'accordo con lui, ci vuole una grande stabilità psicologica. Io vi ammiro da questo punto di vista, perché io avrei perso le staffe in maniera molto più veloce. A una risposta di questo tipo. Noi si scherza con la mia collega, ma io voglio fare una giornata da cliente d'albergo, no? Nella vita normale, nella vita reale, no? Come dicono i ragazzi, no? Perché c'è la vita virtuale, no? La vita io allora vado al panettiere, panettiere aprono presto, però al negozio il panettiere apre la tecnologia, mi metto lì, comincio a bussare, io devo andare a lavorare, devo andare via, dice vuole un panino, no? Faccio per far cliente, no? Poi entro e... scusi, mi dà quella rosetta, mi dà la pizza, no? E poi la pizza, dico, scusi, ma il pane viene 4 euro, perché la pizza me la fa pagare 6 euro? No? Cioè, faccio upgrade, no? Io farò upgrade. Poi per il macellario, mi dice, scusi, mi dà le costolette, cioè, mi dà le bistecche e me le faccio pagare come le costolette, no? Di maiale. No? Dite una cavolata. Cioè, praticamente io, arrivo alle 10 che mi hanno già... O hanno chiamato per portarmi via, oppure mi hanno già all'ospedale psichiatrico. Però questa cosa invece in albergo è normale. No, lo dice anche Salvatore. Guarda, ci dice: non credi, Luigi, che l'arma del ricatto sia anche direttamente collegata alla categoria della struttura ricettiva, che si collega un po' al ragionamento delle recensioni che facevamo prima, no? Il ricatto tramite la recensione, o comunque il ricatto tramite la negoziazione tra due persone che stanno all'interno dello stesso ambiente. No, tanto sto già nella camera, che mi fai? Io sto già nella camera, me la fai pagare se la tengo fino a domani alle 8? No, cioè è una sorta di ricatto. No, ma è successo, cioè è successo che il cliente non andava via, si piazza lì, cosa faccio? Mica posso prenderlo di... Ma la categoria, io lavoro ad alberghi 3-4, a volte lavoro per una gruppo di alberghi con 5 stelle, ho fatto dei turni in 5 stelle. Cioè io non ho visto questa grande, anzi, a dirti la verità, cioè non ho visto, non è che il cliente che vanno 5 stelle pretende di più, 3 stelle, non ci vedono, è un po' come dire, no, che a volte si parla della recensione, ma si ha perso, dice ho fatto 50 euro una camera su Groupon, no? Il caso Groupon, no? Quindi mi dà 50 euro perché così faccio crescere la mia reputazione. E poi magari c'è tutte belle recensioni, e quelli che ti passano sono perché spendono di meno. Allora io ti dico, ormai tanto, voglio dire, siamo già sforati di tempo. Ti dico, io un giorno mi sbagliai a mettere un prezzo, invece di scrivere 120, scrissi 20 per una camera tripla. Wow! Non ho proprio, o non ho scritto zero, ho sbagliato, schiacciato. Entrò la notazione a 20 euro. Come sempre, la legge di Murphy. Insomma, questi andranno via. L'unica recensione negativa su Expedia ce l'abbiamo avuta per questi che hanno speso 20 euro in tripla. Perché la camera non aveva la luce giusta. Non che, cioè, non aveva la luce, poi una cavolata. E questo ti fa pensare... Questo vuol dire che, anzi, quelli che spendono meno sono i più rompiscatole. Stavi per dire un'altra parola, ti sei fermato sul rompiscatole, cioè riflettuto un attimo. Questo va oltre, non è che se c'è 5 stelle arriva quello, che, cioè,
persone poi alla fine sono tutte uguali, non è che se una ha più soldi è più meno rompiscatole di uno che ce n'ha di più, oppure viceversa, cioè non è che se uno fa 50 euro, cioè dipende un po' dalla persona, sono dei signori che spendono 300 euro, dei signori, cioè il signore nel senso che una persona corretta, che, cioè, è trasversale secondo me, no? Almeno io ho notato questa cosa. Sì, non hai trovato ovviamente, sì, una differenza in base alla categoria della struttura. No, ma io su questo sono d'accordo con te, cioè. Ma andando un attimo, tornando sulle tue rubriche, perché visto che siamo qui non possiamo non parlare di Revenue Basic, ok? Allora io, guarda, mi permetto di fare di condividere uno screen del tuo blog, ok? Perché, ok, così almeno vediamo se riesco a condividerlo. Eccolo qui, ok? Tu fai questa rubrica che è sempre super seguita, no? Cioè, nel senso che hai questa, adesso, eccolo qui, io ho preso ad esempio quello dell'analisi delle vendite del minibar, no? È una rubrica che, insomma, io vedo che è sempre molto apprezzata, no? Ed è importante perché anche questo è uno spaccato di vita quotidiana, cioè tu metti a disposizione delle persone quello che è uno strumento semplice, no? Il foglio di Excel costruito in un certo modo, ma che serve per fare revenue in quelle 33.000 strutture ricettive italiane che hanno una media di 30 camere per struttura, giusto? Cioè, da dove nasce questa tua idea dei revenue basics? Allora, ti dico dove è partito proprio tutto. Cioè, io appunto leggevo dei piedi grasso, non vedevo i blog, queste cose qua, no? E però non avevo i software, cioè non avevo tools per fare niente, avevo solo il PMS, e allora ho detto come posso riuscire a cominciare ad analizzare i dati, e ho cominciato a pensare come fare, insomma, e ho buttato giù questo Excel, no? Che non, cioè, proviamo a vedere come funziona, e ho visto che funzionava, ho deciso provo a mettere se qualcuno mi può interessare, no? Però anche lì io ho sempre visto, cioè, ho detto, vabbè, li metto per gente come me, piccoli alberghi, no? Da gara, no? Ma invece poi, quando l'ho messi, dove l'ho messi su Google Drive, non l'ho neanche messi su Google Drive, cioè l'ho messi così come una foto, e allora mi schizzo, ma cavolo, ma metti su Google Drive, dove si scarica sta roba? Vabbè, allora lo metti su Google Drive, invece, ma se li metti, se non li credo, non ti scarica nessuno, fai una figura di... E invece poi ho messo questi qua e ho avuto un... ci sono alcuni, io ho tutti stati più di 500 download su una media di più di 100 download a foglio, un foglio addirittura ho avuto 150, ora l'ho rimesso, avrei fatto l'altra settimana, ho rifatto 150 download. E questa cosa, un'altra cosa, questa cosa che mi ha fatto tanto piacere, perché io quando metto su Google Drive, no, mi arriva una mail, no? Tipo Maurizio Mischi vuole scaricare. Scaricare. Vedo la mail e tante volte la mail. Adesso. E con questa cosa sono riuscito a conoscere anche tanti ghost followers, no? Perché io quello che conosco, la gente che mi segue da, chi mi segue da tanto, chi mi segue da sempre, no? Tanti che magari leggono, cioè gli piace, non mi seguono sempre, però non lo so io perché non interagisco, non mettono mai mi piace, non le conosco, sì. Non so, sono persone a cui non piace, no, magari non vogliono commentare, apparire. Sì, esatto, no, vogliono apparire, anch'io ero così, e venendo solo un messaggio a me, alcuni l'hanno scaricati tutti e non ho mai sentito, io non ho mai messo un like, e ho scoperto tantissime persone che follower che non conoscevo. Ma mi ricordo che a Milano mi hai addirittura detto che Giancarlo Carniani, no? Addirittura ti commentò un foglio di Google. Cioè, sei venuto TPTO, esatto. Ma non l'hai chiesta. Giancarlo Carniani vuole scaricare. Ma si fa per il culo, no? Scusami, prendo in giro. Sì, vabbè, possiamo dire quello che vogliamo qui, tranquillo. Prende in giro. Allora hai detto, ma
scusi, ma perché poi io sempre, c'ho sempre le paranoie, no? Dico, ma sta a vedere che ora questi, no? Mi scaricano questo, poi fanno un corso, no? E dicono, come non si fa, no? Come si fa? Come non si fa? Guardate questo, cosa fa? Tipo quando fai tipo le slide che dici... Ah, ti è venuta la paranoia, ti è venuta! Perché? Ma che cazzo? No? E poi tantissimi consulenti, revenue manager, consulenti general manager, four season, mi vanno a scaricare il mio Excel di basic, no? Non so se bravo, sto a dire le cose, però molto basico. Questi mi prendono un giro, vogliono dire come non si lavora, guardate gli italiani che fanno, no? Noi che abbiamo tutti RM, schizzi, italiani, scusi, ma mi può toglierne così, cioè, non vuole, poi io perché, non lo neanche so, ma perché scarica il mio Excel? Cioè, voglio dire, il BTO, l'organizzatore, bravo, ha fatto Icon, no? Ma sta pensando anche Icon, è lui, no? Sì, oh. Sì, sì, è sempre lui uno degli organizzatori di Icon. Cioè, va in America, Focusrite, che lo guardo sempre, no? Con l'Alli, no? Che dice tutte le start-up americane. E ho detto, no, perché... Lui mi scrisse, è carinissimo, mi scrisse perché mi piace vedere le novità dell'ospitalità italiana, le novità... Perché è curioso. La novità, cioè sono Excel che si usavano nei primi anni 2000, no? Cioè, cose alle basi delle regole, no? E scrisse le novità, no? Questa cosa mi ha fatto pensare, perché dico, com'è la novità? No? Ma alla fine è una novità. E poi ho ricevuto tante critiche, per questi Excel ho ricevuto tanto, perché, ma come nel 2020, siamo ancora con gli Excel, siamo ancora a scrivere i dati al PMS, ora che è tutto automatizzato, RMS, PM, tutti questi PMS, SR3S, tutte queste cose qua, no? Ho detto, perché ho detto, vabbè, allora lo tolgo, che devo fare? Ho detto, ma scusi, quello che vuole? Ma per te è una curiosità, ma se questa cosa è così, retrograda, no? Cioè, come faccio avere 150 like e qualche gente download, consulea, che secondo me tanti l'hanno messa anche nelle slide dei corsi a pagamento, ma butto lì, se non però va bene, non mi frega niente. Creative Commons, dai. Sì, va bene, ecco. Cioè, perché? Allora, se tutto è così, perché tutti mi dovrebbero attaccare? Invece no, no? Scrissi questa, no, ma ora voglio dire, scusa, ma ora mi dovete togliere una questione, perché ora avete proprio stufato. Io sono qua, faccio le mie cose, mi danno più di scatole quando io... cioè, non scrive niente, no? Perché mi devi attaccare? Cioè, io faccio una cosa, ma fare quelle cose lì, per rendere semplici, così come quando scrivo il post, quando scrivo un Excel, per arrivare a quel punto lì, vuol dire che ho fatto una cosa, l'ho scremato, cioè, non è che tu, non è che sono un genio, cioè, parti da una cosa, come il post, non parti da un concetto, poi togli. Il problema è togliere, non aggiungere, perché mi devi venire ad attaccare? Perché? Cioè, ci ho messo del tempo, pure dimmi quelle cose, però non offendere, no? Insomma, vabbè, scusi, ma se tutti hanno questi RMS, no? Insomma, sono l'unico stupido a non averli, non so se la gente sta... ma quanti anni ci danno questi RMS? Che li conoscevo gli RMS, Perché io seguivo tutte le dirette che faceva anche Edoardo, no? Cartaria, il gruppo, li conosco come funzionano. Io faccio finta che sono ignorante, ma poi mi informo. A me mi fa comodo passarla un po' così, però le cose che so, non è che faccio l'Excel perché penso che non c'è, lo so che ci sono i sistemi, e per quello guardo i sistemi e provo a fare l'Excel, cioè partendo da quello là provo a fare una cosa così, capito? Cioè, e quindi, secondo me, quali sono le mie fare? No, a livello europeo sono il 5%, 5% di alberghi è un RMS, europeo, 5%, che poi 5%. Saranno tutte le catene. Allora, italiano saremo sulla metà. Ma forse no. Ma neanche. Di cosa stiamo parlando? Come fate l'esempio prima? Sì, ci sono le macchine che vanno a idrogeno. Ecco, parli ancora della macchina a benzina o a GPL. Capito? Ma se uno gli dice una macchina a idrogeno, una persona normale, no? Ti guarda e dici... E non devi parlare di macchina a idrogeno, ma non... Cioè, io ho fatto l'esempio, quello che ti dicevo, no?
cioè io ho la sedia a lavorare, sono in realtà che ho le sedie con le molle, con le molle che vengono di fuori, non ti spende 100 euro per comprarti una sedia, ti spende 2000 euro di RMS all'anno. E poi, scusa, un albergo che è aperto 4 mesi all'anno, cioè che è aperto, che il mare è aperto 6, però magari è 3 mesi giù al mare, no? Che ci sono tanti in Italia, al mare, giugno, del 30 canne, giugno, luglio, agosto, e settembre, se va bene, cose normali, non dico, ma che, sto a fare un contratto di RMS? Allora, non è una critica che io adoro, cioè è il mio mondo, io sono un revenue manager mancato, fallito forse mancato, perché è il mio sogno fare revenue manager. Troppo autocritico. È il mio sogno. No, non sono. Ripeto, li seguo, mi piacciono a morire, mi piace, no, questo modo di analizzare, cioè per me è top. Però, voglio dire, un albergo aperto 4 mesi, e che ti metti da RMS? Già i PMS che abbiamo, CRM, chiamali come ti pare, li usiamo alla metà della metà della metà del loro potenziale. Certo. E la bellezza, secondo me, dei tuoi post, dei tuoi contenuti su Revenue Basics, che se non mi ricordo male anche a Milano, quando abbiamo fatto quegli interventi insieme a Revenue Forum, condividemmo con le persone proprio uno dei tuoi fogli Excel di Revenue Basics, mi sembra che fosse quello relativo alla ristorazione, sì, o al bar, una cosa di questo tipo, no? Vabbè, insomma, comunque la struttura, diciamo, è un po' quella. È che anche questa volta tu con questa rubrica sei andato proprio alla quotidianità, cioè sei andato a creare un qualcosa, a dare un qualcosa di cui le persone hanno bisogno in maniera semplice e pratica tutti i giorni. Ed è questo il motivo per cui la gente ti segue, secondo me, perché è concretezza, cioè è l'utilità di quello a cui serve alle persone nella vita dell'albergo di 30 camere italiano tutti i giorni. Sì, non credi? Cioè, questo secondo me è il grande segreto. Cioè, se uno guarda da fuori, per esempio che su LinkedIn io conosco, ormai conosco abbastanza bene, vedi da fuori l'ospitalità italiana di alberghi, no? Sembra tutto fighissimo, no? Abbiamo fatto tutto 30%, no? Quello, abbiamo fatto 30% in più rispetto, ma a me non mi frega, secondo me frega a me che hai fatto 30%, dimmi come l'hai fatto. Cioè, io da collega, sì, ma dimmi come l'hai fatto, che mi frega. Sì. Fammi vedere i dati, scrivimi che hai fatto, no? Dai le strategie, fammi vedere, che mi frega dire ho fatto 50%. Cioè, sì. Comunque pare essere tutto un mondo, no? Che poi sembra che è tutto, no? Che è tutto, sì, sì. Il software, quel discorso che ti dicevo quanto appena fatto, no? Il software, quello, la gente che guarda da fuori sembra che tutti, ripeto, tutti gli alberghi hanno CRM, FRS, PMS, che hanno tutti i bugin engine. Poi vedi, cioè basta che ti apri il sito di 10 alberghi a caso e ti accorgi che non è così. C'hanno dei bugin engine, cioè non è così. Cioè, il mondo che è scritto su lì non è il mondo reale, no? Secondo me io faccio un po' da tramite, per quello che sì. È successo è quello, faccio da tramite, quello è quell'altro. E io cioè a me, te lo dico sincero, non è che quelli che vengono e dicono ma te non puoi parlare di queste cose, perché siamo, cioè io sto facendo un piacere vendono questi software, ho scrissi una volta ad uscito, cioè il saggio indica la luna e lo stolto guarda il dito, no? Cioè se io metto tutti questi esempi, no? Faccio avvicinare la gente, la gente, se te a uno che non ha mai visto niente gli fai vedere subito un software e ti dice vabbè ma non capisce, cioè l'albergatore medio, no? Se io invece faccio vedere l'excellino, ho scritto RMC, no? Si può dire come ci si dice, ricavo meglio, la gente comincia a capire, no? Si informa, dice cavolo, però capisce cos'è, magari lo usa per un po', poi dice cavolo, allora, vabbè, allora vuol dire che, vabbè, mi vado a prendere, chiamo un consulente perché vedo che questa cosa funziona. Per cercare di capire che cos'è e approfondire, no? Hai capito? Cioè, gli stai facendo un assist, gli stai facendo tu, no? Cioè, hai capito? Secondo me è quella, no? Perché dico, la gente comincia a formarsi, no? Non è che te... Scusa, è il primo scalino. Ma non è che te se ti piace il motocross, no, metti caso che comincia a piacerti il motocross, vedi uno che fa molto ti piace, non è che prendi una moto da 30.000 euro, no? E via. No, cioè prendi, vai, cerchi la moto usata, cominci a fare il motocross, ti piace, prendi quella da 10, 15, 30, 30.000, tra 5 anni
paghi una lezione di un di quello che ti siedi a fare motocross, di un maestro di motocross, tutta la, non è che compri subito, no? Te cominci ad andare in mountain bike, non è che compri una mountain bike da 5.000 euro subito, che è un ragionamento normale, sì. Se non fa per me, sì. È la solita cosa, no? Quindi te, cioè io se, sono il primo step, no? Cioè, il primo ragionamento step, ragionamento molto semplice. Oh, ah, se sì. Dico una cavolata, dovrebbero è un ragionamento pienamente condivisibile. Sono d'accordo con te, anche se ti posso assicurare che conosco degli amici, ho degli amici che il primo giorno si sarebbero comprati la moto da 30.000 euro, la tuta e quant'altro, ma solo per il fatto di sentirsi dei veri. Dei veri piloti da motocross, ok? Ah, perché poi c'è quello che si compra l'RMS da 7.000 euro, molto probabilmente perché si vuole sentire un albergatore, ok? O si vuole sentire un revenue manager. Allora, senti, c'è Francesco Cuscito, spero di pronunciare bene il cognome, quindi mi perdoni, Francesco, che mi chiede perché sei ancora in Italia? Cioè, perché visto che la situazione è questa, perché stai ancora in Italia? Cioè, perché non prendi e te ne vai all'estero, visto che la situazione all'ospitalità è così, in Italia è così disastrosa? Domanda un po' provocante da parte di Francesco. Sono stato un paio di mesi in Germania, per cose di parenti, io volevo trasferirmi a 20 anni. Poi spero avrò un ristorante, no? E poi dopo mi ha chiamato un mio direttore, vieni giù che vieni a fare la stagione qua lunga come portiere, non ho mai fatto il turno da solo, ho sempre fatto aiuto in portieria, e quindi è stato il desk che mi ha riportato. Perché hai ricevuto la chiamata e ho 20 anni, mi hanno detto vieni, fai il turno da solo, cioè cominci a lavorare, e sono venuto. No, ora a questo punto la situazione un po' è crisi da tutte le parti. Certo, beh, adesso in questo momento ovviamente la situazione penso che non cambi molto tra Italia, Germania o... No, almeno qui sono in morte morire, ho i miei haters, i miei che possono andare via dopo. Poi ci sono motivi anche di carattere familiare, no? Molto spesso, no? Sì, certo. C'è anche questo, no? Quindi penso che sia naturale. Allora, senti Luigi, siamo direi un po' arrivati al termine di questa diretta, un'ora e mezza che siamo online, ma vedo che comunque le persone sono rimaste incollate allo schermo, quindi... Allora, ancora mangi, facciamo un pranzo alla spagnola verso le due? Sì, dai. Allora, facciamo così, io direi che intanto... vediamo di concludere questa diretta e poi magari la ripetiamo e ne facciamo un'altra dove magari la dedichiamo a qualche argomento specifico, però ti dico vai a guardarti tutti i commenti alla diretta, ok? E magari se c'hai voglia magari rispondi anche a qualcuno che t'ha scritto e magari vuole anche una risposta di pugno, ok? Magari troviamo anche degli spunti per rivederci online un'altra volta. Ma allora volevo prendere un commento di Patrizia. Ok, te lo proietto qui sullo schermo perché penso che sia proprio un commento ottimo per chiudere questa diretta di oggi, no? Che è, credo che il grande problema dell'ospitalità italiana sia l'improvvisazione di tanti imprenditori e il retaggio storico della conduzione familiare. Allora, adesso ci troviamo davanti a un grande bivio, no? La crisi da coronavirus ha messo in grande crisi il mondo dell'ospitalità italiana come anche di tutti gli altri paesi europei. Ok, la mia domanda conclusiva voleva appunto essere: qual è la tua visione, Luigi, del mondo dell'ospitalità italiana? E Patrizia mi passa l'assist per chiederti anche se secondo te questa crisi cambierà un po' questa struttura della conduzione familiare, se l'improvvisazione verrà un po', cioè gli improvvisati magari usciranno dal mercato perché questa crisi comunque spingerà a rimanere forse i migliori, come dicono alcuni teorici dell'economia, ma io dubito che di solito rimangano i migliori, cioè di solito magari rimangono quelli che hanno le spalle coperte, no? Non è che rimangono i migliori di solito, no? Okay, quindi anche lì c'è molta retorica, no? Quindi cosa ne pensi tu? Qual è il futuro dell'ospitalità? Allora, riguardo alla domanda che ha fatto Patrizia,
sul discorso della conduzione familiare, voglio partire da quello perché io ho lavorato molti anni nella conduzione familiare e anche lì voglio un po' andare controcorrente, no? Perché ho scritto un post sempre l'altro giorno, Luciano Scauri, che è un altro che vedo che mi ha sempre parlato bene di me, insomma, che non so se è un braccio, un titolo, no? Quindi, non è che lo vedo tutti da venire manager, cioè sono tanti che mi stimano, tra virgolette. E mi ha scritto proprio questa cosa, no? Cioè, non si fa mai tutti questi consulenti, no, scusa, consulenti, ha buttato la, questi teorici dell'ospitalità, no? Che parlano male, che non hanno niente con i consulenti. Che parla male di questa conduzione familiare, parla male di questi albergatori, no? Non sono d'accordo, perché voglio dire, sono alberghi che sono aperti dal 60, no? dal dopoguerra, no? Tantissimi, cioè in Italia la stragrande maggioranza degli alberghi sono alberghi di conduzione familiare. Cioè, diciamo, anche lì, di cosa stiamo parlando? Quando uno dice l'albergo, quando sembra che quasi che l'80% siano alberghi di catene, di gruppe, e poi ci sono quelle che non sono familiari. Cioè non è che è l'esatto contrario. È l'opposto. È l'opposto. Io, guarda, scusa, io ripeto, visto da un albergo, cioè io che lavoro negli alberghi stagionali a mare, quindi non ti dico Milano-Roma, probabilmente non sarà così, io ti parlo di costa, no? Adriatica, Rimini, Regione, Tirrenica, Versilia, il sud, non ne parliamo, no? E quindi mi hanno detto conduzione familiare. Ma scusa, io conduzione familiare, si sta parlando della stragrande maggioranza per italiani, cioè vogliamo capire questa cosa, no? Anche il solito discorso di prima, mi ripeto, questi alberghi che non hanno i software, non hanno quelli, non hanno questi alberghi, cioè questi alberghi, è il 90% cioè, è questi alberghi. Il consiglio familiare è il fulcro, è il nucleo della, cioè, perché siamo arrivati a questo, dove siamo ora, siamo una delle realtà, bene o male, no? Cioè, più importanti, più forti. Perché l'ospitalità sta nel sangue, no? Sta nel sangue delle famiglie. Ecco, perché ho lavorato anche per una, mi è capitato di lavorare, perché sono subentrati dove ero prima, in una catena italiana, dico il nome, però è che non è la stessa cosa, ragazzi. Cioè, arrivavano questi manager, bravo, ma tanto non ho fatto i nomi. Cioè, io da solo in turno, cioè, avevo un gruppo di ucraini, 80 ucraini, e c'erano tre manager, nessuno è venuto a darmi una mano a prendere i documenti, perché erano tutti manager. E c'era un portiere e quattro manager. No, scusa, fammi capire, c'è un portiere e quattro manager. E se sei in albergo e c'hai la tua... E c'hai la tua condizione familiare, che c'è la ragazza di 20 anni e la tua padrona, perché qua si dice la titolare. La padrona, ma no, si dice qua padrona, padrona, la tua padrona ha 70 anni e viene con te, ti aiuta, il manager della catena col cavolo era il bar, e io da solo farei 50 check-in, cioè è un esempio per farti capire, no? Cioè, sì. Poi tante cose a chiedere, ottimizzazione tariffaria, quello che ti pare, no? Cioè, non è che conduzione, cioè, sono lì da 50 anni, loro sanno, ma loro fanno delle cose che te le chiami Awarne Brand, tutti inglesi, no? Loro le fanno da 30 anni che le fanno, da 30 anni che fanno queste cose, però non sanno che si chiama nesting, no? Tenere le nesting vuol dire tenere le camere per i clienti abituali. No, scusa, non sono pratico, direi. No, in termini dico, loro lo sanno. Devi fare un file sul nesting. Loro lo sanno per abitudine. Loro lo sanno che quella settimana lì viene quello lì. Se viene un cliente mi dice, io forse la settimana vengo o non vengo, fa no, non andiamo a tenere la camera, perché lo conoscono. Pure tieni la camera, cioè, però, per dirti, poi che siano indietro, eccetera, eccetera, sì, però non è che si può parlare male della conduzione, anche perché vuol dire parlare male di quasi tutti gli alberghi italiani. Del 99% cioè, degli albergatori italiani. Siamo a Hong Kong qui, Cioè, qui siamo a Maria di Massa, a Forte del Mare, siamo a Rimini. Cioè, di cosa stiamo parlando, tra virgolette. E quelli imprenditori, quindi voglio dire, è vero, molti sono indietro, ok? Però non è che la conduzione ti possono aiutare. Cioè, questo ragazzo, se ha un ragazzo di 20 anni,
giusto che impari le nuove tecniche e revenue, fare corsi con questi grandi nomi, questi grandi teorici del turismo. Non nel senso speciativo, è giusto che imparino queste cose, però è giusto che se un ragazzo di 20 anni fa una stagione anche con un'albergatrice, un albergatore, una famiglia di albergatori, perché dietro l'albergo, cioè una cosa è andare 8 ore e venire a casa, ma l'albergatore è lì dalle 5 la mattina, cioè l'albergatore si alza alle 5 la mattina e va a letto a mezzanotte in stagione, cioè. E negli anni 70-80 facevano tutto loro, erano lì, non è che c'era il portiere e il computer, c'era tutto a mano. Quando parliamo di queste persone con condizioni familiari, come è giusto dire le cose, ma è giusto avere rispetto. No, non ce l'ho con questa, con la Patrizia, sto parlando in generale, ma la tua no, studio. No, e no, questi certo. Che dico, questi albergatori sono rimasti negli anni 60, cioè bisogna rispetto quando si parla di queste persone. Anche perché sono quelli che hanno fatto l'Italia. No? Non so, io penso che nelle due parti ce ne sono tante. Si può imparare tantissimo da queste persone, si può imparare tantissimo. Sì. Cioè, che non ti dicono le cose che ho scritto nei libri, però se te stai insieme a loro un anno, due anni, ma sai molte cose che... Ma, non è la signora che si alza alle 5 per fare la torta di miele. Si sente... L'hanno imparato con la pratica. A fare la fida di questione dell'occhio. No, perché te devi fare la costata di mele, no? Ma genio, la costata di mele. La signora è da 60 che fa le costate di mele. Cioè che fa le costate di mele, per esempio, no? Che dice quello che faccio il coniglio stasera, che fa, non è quello lì. Cioè la costata di mele ti fa la vendere la camera a 5 euro in più, sta facendo revenue la signora. Da valore. Cioè da valore alla tua camera. Assolutamente. Cioè, perché non si fa di parlare... Cioè, assolutamente. Ma cos'è il revenue? Anche lì, scusa, non voglio neanche dire, cioè, cos'è il valore della camera? Chi lo dà? Lo dà il revenue manager? Quello che ti fa i prezzi da remoto? Lo dà la signora che si alza alle 5 che ti fa da mangiare? Lo dà il signore che, scusi, ma compagna, devo andare, mio marito è malato, ma compagna la guardia medica, mi ci chiama il taxi che non lo trovi? E c'è quello che ti prende e ti porta là. Ma forse non è che quello ti chiama il taxi, se lo trovi, cioè, non ti dà rispetto quando si parla di condizioni familiari. Il discorso degli improvvisati invece è un po' diverso, perché purtroppo l'albergo, per aprire l'albergo ci vuole i soldi, non è che ci vuole cioè io posso fare tutti i corsi che voglio, ma se non ho dei milioni di euro da buttare, perché in questo momento sono da buttare, non potrei dire, ma non lo ho. Non potrei mai aprire un albergo. È normale che sono improvvisati, sono tutti, è normale che chi apre l'albergo è improvvisato e si affida a qualcuno. Anche perché chissà, quindi dico una cosa, però chissà come funziona, non la prenderebbero l'albergo. Cioè, se io dico, ma te la... No, scusa, ma tu non sei messo un'altra volta l'albergo? No, ma se come sai come funziona, no? Che fuori stagione c'è dalle mie parti, sì, ma su questo... 40 euro a camera, no? Ma... Sai che non conviene, non c'è retorico, no? Ma sì, ma è la cosa è che... Già il fatto che se uno apre già l'albergo, già uno che non si capisce niente. Scusa, ma è così, no? Ma se uno fa lo studio normale, no? Cioè, poi lo stesso che fanno, lo fai fare con me, ma vai a chiedere a chi lo fa davvero? Porti d'albergo, che fai fare anche lo studio, ma poi chiedilo anche alle persone normali, un altro albergatore. A quelli che lavorano tutti i giorni. Ma sì, ma vai sul centro albergatore, e chiedi, ma vorrebbe un albergo, ma come mi consigli? Quello ti dice, ma sei pazzo. Sei un pazzo a aprire un albergo, se ce l'hai, io ce l'ho, devo andare avanti, che faccio? Che faccio? Chiedo tutto. Guarda, so se ti scrive... No, perché no, cioè, ecco, questo è il tuo aspetto che secondo me... ma sicuramente è sempre, diciamo, quello che tu porti avanti e che è molto importante, no? È che bisogna guardare la concretezza, cioè i fatti reali, cioè la differenza la fanno cose che si sono sempre fatte e che poi adesso le ammantiamo, no, di un ombrello di sacralità perché gli utilizziamo delle parole in inglese, no? Ma il revenue lo si fa con la torta di mele, cioè il revenue lo si fa con l'accompagnare il cliente che ha bisogno di un bisogno specifico, ok? Ma questo lo facevamo anche negli anni 60, ok? Quindi è vero, hai assolutamente ragione da questo punto di vista. E come scrive Beatrice, cioè ci si forma con la gavetta, cioè ci si forma con la pratica, non ci si forma solo con la teoria. La teoria è importante, per carità, però bisogna sbatterci il muso
poi sì, avanti tutti i giorni, no? È il discorso del giramondo, no? Cioè, giramondo che ti dicevo, cioè, è giusto che a chi vuole fare questo lavoro si dica delle cliente, bisogna fare questa cosa, bisogna un giorno, una sera, è il libro, no? Ok, però è giusto anche dirgli che tiene, è così, cioè il cliente arriva, rompe le scatole, cioè non è che bisogna dirgli solo, cioè, ma perché lo deve sapere, ma lo deve sapere per fare un servizio migliore, così sa, allora il cliente mi dice che non ha consumato niente a me di pari, io so che ha consumato, cosa devo fare? Ma cosa devo fare? Glielo devo dire? Oppure lascio andare via che non mi ha pagato 20 euro di frigo bar, però se glielo dico dopo non torno, cioè, cosa devo fare? Cioè lui si deve porre queste domande, un ragazzo, devi dire ma che cacchio, cioè non è tutto regolare, non è che vedi, ho visto l'altro giorno, mi è capitato su YouTube di vedere, ha fatto tipo finta, no? Arriva e dice un giorno signore, sì, ma lei è una camera, sì, ecco i documenti, che documenti, ce l'hanno i documenti dei bambini, ma di cosa stiamo parlando? Mi chiede la carta di credito e dicono che non hanno un conto corrente, scusi, ma non gli chiedi, io uno gli ho detto, scusi, non gli chiedi i soldi, non ho scritto perché è troppo politicamente scorretto, scusi, no, io non ho la carta, faccio un bonifico, no, non ho il conto, ma dove gli chiedi i soldi, sto mandando, no, faccia capire, cioè, una prenotazione da 300 euro a notte, non è un... Certo. Non scusa, sì. Ma lui mi ha del culo, scusa, io una volta l'anno quando metto sul contratto dove vado a lavorare posso dire ma mi prendi per il culo? ma posso dire? Perché non è che posso sempre stare lì, io non ho conto, e te dici sempre, no, perché no? Devi sempre. Perché, c'è tutto, devi sempre dire, mediare, ma, devi sempre. Cioè, per il culo. No, perché non hai la carta, non hai. Ma io scusi, ma lei che comincia così, cioè hai rotto così. Ma sì, ha ridotto così, va bene, non è per 200, ma stia a casa, non ha un conto corrente, non ha una carta, non ha niente, indirizzo me, no, non ce l'ho, ma state a casa, ma state a casa, io dico, scusi, ma se lei mi dispiace, stia a casa. Bene, allora... Luigi, io direi che la domanda abbiamo già risposto. Quale sarà il futuro dell'ospitalità italiana? Ma ce l'hai già detto. Cioè, il futuro dell'ospitalità italiana è quello di tornare alle basi e fare quello che si faceva negli anni 60, negli anni 70, e quindi ritornare a focalizzarsi sul cliente, perché di clienti ce ne sono pochi in questo momento. Quindi la torta di mele bisogna assolutamente tornare a farla, perché è con quella che si fidelizzano i pochi clienti che ci sono in giro, poi, con un'offerta poi, così abbondante. Poi scusami, non so tanto ormai, siamo e appunto voglio dire quello, cioè la discorso ancora ritorno sulla conduzione familiare, ripartirà dalle conduzioni familiari, cioè i primi che si alzeranno, comunque la base su quale si appoggia tutto sarà la conduzione familiare. Perché ti dico un'altra cosa, cioè se l'albergo ha, piccolo albergo, pochi dipendenti, conduzione familiare diretta, cioè prima di non riassumere un altro, non riassumerti, cioè diventi prima ci pensano mille volte, no? Cioè il dipendente ha un valore nelle grandi catene, cioè 2 più 2 fa 4, ti vai a casa, sei un numero e non apprezzano neanche il discorso che ti dicevo prima, no? Basta che un cliente dici no, ma è successo questa cosa qui, quello mi ha detto che sono impreparato, e il direttore ti chiama, mega direttore galattico, ti chiama, c'è ritorno a te? Sì, come mai è successo a te di lo spieghi? Secondo te devi dare retta a te o dare retta al cliente? Ah, dare retta al cliente. Nel piccolo gestore non è così, perché te sei manager, no? Cioè, sei solo te, sei manager. Quindi, cioè, ripartirà tutto da lì. Cioè, non dica che ti danno un... difficile che c'è, e quindi dovrebbe ripartire tutto da lì, perché poi ora anche Revi non arrivi, no? Ormai voglio dire, non c'è richiesta, cosa devi fare, che prezzi che devi decidere, sì, non c'è revenue, quindi te, le tue, se la tua peculiarità è che sei bravo a fare quelle cose lì, hai perso, cioè non sei più, ti posso dire, non è così importante. Sì, non sei più così. Cioè, se non conti il numero, non conta più niente. Conta l'albergatrice di 70 anni, no? Che quando chiama il cliente dice: io vengo lì da 10 anni. Ah, lei, signora, lei mi piace la lasagna. Cioè, hai capito cosa vuol dire? Cioè, ritornerà tutta la base, no? Non conta più. Non è che conta che te sei il mago di saper ottimizzare la vendita, no?
contano le cose basi, le cose concrete, le cose concrete, no? Che è quello che dovrà ripartire tutto, non si fa niente. Invece, durante, a proposito, di, volevo dire una cosa, poi mi dispiace, ma è per quello che io scrivo, non faccio il live, capito? Perché sennò ho 4 ore a parlare, ci scrivo. Però altrimenti il link non ci mandano, ci mandano perché occupiamo tutta la banda della torta. Chiudo. Se te sei, non si fa l'obbligatore, no? Giustamente, perché se apri l'albergo non sei niente da perdere. No, perché se non l'apriresti, non partiamo subito. Ti affidi ai professionisti. Non so niente, ti affidi al direttore, ti affidi alla compagnia che ti vende le camere, di consulente che ti vende le camere, no? Chiami come ti pare. Però bisogna vedere se il consulente fa il tuo interesse o fa il suo interesse. Permette fa il suo interesse, se non coincidono. Quindi, cioè, prima o poi arriviamo al dunque, no? Cioè, quindi se ti devi affidare a persone che non è detto che facciano il tuo interesse, provano in generale, se fai come cognome. E questa cosa può durare 1, 2, 3 anni, quando arrivi al 4º, 5º anno, che te non ti accorgi che non va bene, no? Perché certo, perché non sai nulla, perché non hai messo le mani in pasta. Perché te vedi che ti sale il fatturato, dici, va tutto bene, sale il fatturato, però... Salgono anche i costi, però. Devono essere gli utili, e non solo, no? Devi capire, cioè, devi, non è che devi fare solo i soldi, no? Devi crearti un... dei clienti, di là, no? E molti non sanno. Cioè, vedono i numeri, che c'è fatturato, ma dov'è? No. Perché giustamente ognuno fa i suoi interessi, no? Cioè, quindi io, ripeto, per me parte tutta la menzione familiare. Cioè, era una cosa. Quindi diciamo che lasciamo il nostro pubblico di oggi dicendo che dobbiamo partire dalla concretezza, dalle cose di tutti i giorni e dal conservare, dal preservare quella che è il saper fare l'ospitalità italiana da parte delle famiglie italiane. Sì, giusto, io giusto partirei da quello. Sì, se non è partire da qualcosa, bisogna partire da... Ma non è un'opinione, è un dato di fatto. È un dato di fatto, perché cioè, alla fine di tutta questa storia, se ne avremo fuori, no? Se c'è qualcuno che rimane, chi rimane? Ma non è anche condizione familiare. Chi rimane? Rimane le catene d'albergo? Rimane le... Cioè, in Italia, no, quelle chiudono gli alberghi perché sono dei numeri e se non rende più chiude. Invece il consiglio familiare non chiude, cioè per un albergatore che ha fatto la 50 anni non è che chiude l'albergo o chiude il ristorante, no? Perché dici, vabbè, il ristorante ormai no, guarda, entro un po', cioè, sì, non chiude qua a zero. Ho fatto il ristorante, no? Ora sto a chiuderlo, anche se non ci guadagni, però è una soddisfazione personale. Cioè, ti posso dire, è diverso. E dovremmo ripartire per forza. Poi che le condizioni familiari sono il primo a dire che ci si deve lavorare, bisogna che tanti ragazzi parino le mobile, insomma, portino. Bisogna portare un po' di innovazione, perché è giusto. Però la base è quella, cioè bisogna innovare, ma in maniera intelligente. Diciamolo così. Bene Luigi, io ti ringrazio, cioè veramente è stata una live incredibile, la migliore live che sinceramente io abbia fatto, cioè, in questo anno. Io ormai sono top voice, ho fatto tante live ed è la prima volta che durano così tanto, avevo fatto questa critica. Allora, io volevo dire alle persone che ci hanno salutato, perché ce ne sono state tante, che Patrizia, Beatrice, Stefania, Teresa che appunto ci salutano, okay, che sicuramente Luigi arriva sulla live e poi eventualmente vi lascia un commento a quelle cose che non siamo riusciti a commentare live, perché veramente sono arrivati tantissimi commenti e riuscire veramente a dare spazio a tutti, saremmo stati veramente qui tutto il pomeriggio, ma allora LinkedIn avrebbe bannato. Ok, io ringrazio veramente il vulcanico Luigi Bertilorenzi, il Sarace, perché... come il Sarace? Il Sarace. Le... Ma io non tutto... se vuoi scrivere Sagace? No, Sarace, non so, da vedere sul vocabolario. Adesso hai una parola, hai un aggettivo nuovo per definirti. Bene Luigi, io ti ringrazio. Grazie. Ci sentiamo presto. Ciao, buon lavoro in LinkedIn. Ciao.